No. Ancora no? Eccolo. Eccolo. Ci siamo. Ci siamo su YouTube. Ci Sul siamo anche tumbarolo. sul Twitch. Ci siamo sul tubo e su Twitch. Cosa c'è? Lagga? No? Beh, no. No? Io vedo che va liscio. No, è liscio, liscio, liscio. Liscio come Basta vedere l'olio. le poppe che ballonzano, vedi che vanno lisce. Esatto, con quello vai liscissimo. Eccolo! Ecco qua. E Ok, siamo su spariamoci tutte e anche tre. la chat. Dai, dov'è la chat? Eccola. Così oggi riusciamo, ragazzi, a vedere la schermata. Era ora, cavolina, cavolaccia. Allora, diamo qualche secondo che entri qualcuno, così vediamo se i nostri amici vedono la Siamo live. finalmente riusciti a metterlo a schermo intero. Vabbè, a No, finestra, al contrario, contrario. contrario, siamo riusciti ad andare in finestra. Ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti a questa puntatona. Poi domani ti Allora. aggiorna Windows e torna a schermo intero. No, vabbè, ma forse questa volta non Hai mi scoperto fotte. l'inghippo? Ho scoperto l'inghippo, questa volta non mi fotte. Ah, ok. Non mi fotte Minimo era più. una sciocchezza, come al Ah, solito, no? Perché cazzatina, cazzatina. quando... appunto, no, come al Bisognava solito, no? Che quando ci però. sono queste cose, appunto, è sempre una cazzatina della minchia, cazzo, che quando scopri, appunto, dici, ma vaffanculo, cazzo. Esatto. Simone, buonasera e benvenuto. Ciao Simone. Buonasera Simone, Simonissimo. Allora, ragazzi, siamo con Francesco qua in una puntata, anzi la nona puntata, no, l'ottava, che dico? No, L'ottava, è l'ottava. ottava. L'ottava puntata di Tomb Raider Anniversary, perché è una puntata in meno rispetto a Resident Evil. Resident Evil Resident Evil, era la 9 esatto. e invece Tomb Raider è l'8, ok. Quindi Esattamundo. siamo all'ottava puntata, ragazzi, si continua anche qua, non sappiamo quanto mancherà. Ciao Simone, benvenuto. Beh, abbiamo trovato due pezzi di Skion, quindi sì, siamo praticamente a metà. Perché adesso andiamo a cercare l'ultimo pezzo e poi ci sarà l'ultima zona che era Atlantide, appunto. Ok, va bene. Quindi Ragazzi, meno male niente. siamo a metà. Neanche oggi Sì, Graziano dai, sarà in andiamo. nostra compagnia. Purtroppo, vabbè, Purtroppo no. purtroppo. No, vabbè, non ce la fa, è incasinato, è in ferie anche lui. Allora, ragazzi, niente, continuiamo questa avventura. Gioca Giochiamo. giù. Gioca, riprendi partita. Vediamo un pochettino da dove riparte. Eccolo. E riparte praticamente da qui, dall'ultima zona in cui ci eravamo fermati. Minchia, Siamo fermati qua. mi ricordo ancora la lotta contro le due statue. Era una figata, Ecco, Tempio di Camun. eh. Sì, perché adesso siamo in Egitto. Ah, ora siamo in Egitto. Quindi che ce la fa? Dice Vai avanti. che muoio qua o mi devo arrampicare? Guarda, infatti è quella cosa, devi guardare. Qua vedo Devi solo. guardare dove devi andare. Ah. Ma per lì dove ci arrivi è un casotto. Eccolo. Ma per quello dovrei fare un po' un bel giretto. No, non ci arriverai mai così. Beh, scendere devi scendere. Mi Prova butto. appunto ad aggrapparti. Allora. Esatto. Ma posso buttarmi o no? È un po' altino, no, ti farei male. Mi faccio male. Morire è un po' difficile, ma farti Qua male ti ce la fai fa? male. Dici? No, non ce la fai. Non c'è niente lì su quella parte. Ma forse sì, aspetta. No, Vedi che che sta. no, lì non c'è niente. Lì non c'è assolutamente niente. Morisvivir. Ciao Salvatore, Ciao Simone, ciao benvenuto. Marco, Salvatore, ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Ciao anche a Giuseppe. Allora ragazzi, io faccio una cosa bella, io mollo un pochettino. Ciao Giuseppe, ciao. Molisvivir. Morisvivir. Oh, Giuseppe ha fatto un tifo della Madonna seguendo seguendo la live calcistica, ragazzi, visto che vi è piaciuto. Allora, proviamo a scrivermi attento, perché sennò altrimenti non saprei dove andare. O mi butto giù e mi faccio ma Vabbè, seriamente prova a male. scendere, prova a scendere, nel peggiore dei casi. Ah, Ah, ok, cosa è dovevi successo? scendere. Però vabbè, sì, se scendevi non mi viene. Non riesco a parlare. Dillo in maniera tua, semplice e No, chiara. che appunto, se anziché aggrapparti e poi scendere, scendevi saltando, ti facevi un bel male. Vero.
No, aspetta, no, ci sono i bastoni lì, oppure lì. Bastione Gran Sasso? Non lo vedi i bastoni Gran Sasso? E dove sono? Sì, infatti, a sinistra, no, a sinistra, dietro, devi salire su quei due bastoni in alto. Vedi che lì a destra puoi aggrapparti? A destra Qua, ah, bravo. sul muro? Qua o no? O qua, Dovresti no? poter, forse un po' alto. No, no, sulla colonna attaccata al muro. Questa? Quella, dovresti poter aggrapparti là sopra, ma è No. troppo in alto, non ci arrivi. Allora a sinistra, a sinistra, a sinistra. Namo. Qui intorno, devi cercare qualcosa su cui aggrapparti. No, forse dietro, forse l'altro muro. Forse è qua, dove si... Ecco, vedi che è qua, mi sa che ti puoi aggrappare. Ah no, vedi a destra che c'è un... Esatto. No, non ti devi aggrappare, lo devi trascinare. Devo trascinare. Piglia tutto, piglia tutto. Asso piglia tutto. Lo prende, lo sai. Col triangolo, con la Y dovrebbe Sì, essere. sta. Però se non le prende vuol dire che sei pieno. Però prendi il kit. Esatto. Eh beh. Forse di quello che c'era prima ero pieno. E ora Adesso Sprobis. vedi, col basta, adesso vedi, Che? col mattoni gran sasso dovrei, deve appunto salire sulle grondaie. Devo metterlo lì per salire sulle aste? Sì. Vabbè, Allora facciamo. o lì o magari lì a sinistra, ma prima prova le aste. Non ce la fai. No, Non da lì. non lo Mi sa che sposto. devi spostarlo allora. Ah no, non puoi. Ok, devi solo tirarlo fuori. Però devi metterlo vicino al muro. Devi metterlo vicino al muro. Muro? Più di qua non va. No, no, devi avvicinarlo al muro, però non, senza metterlo dentro. Perché devi salire sulla scatola. No, ok, boh. Perché devi salire sulla scatola. Sali. Salici. Ok, dietro di te. Puoi salirci lì? No, mi sa di no. E allora lì a fianco alla tua sinistra. No, Qua. Bravo. dall'altra. Lì dovresti No. poter salire, dovresti poter aggrapparti. Sì. Bravo. C'è Esatto. un kit. Piglia anche quel kit. Ora aggrappati lì sulla sinistra. No, no, sulla sinistra, sulla sinistra. No, sali, sali sulla sinistra. Sali sulla sinistra, lì sopra. Vai, vai, vai. Vai lì che ti può aggrappare. Eccolo. Ok, su. Vadi Eccolo. ancora più su. Ok, Eccolo. sinistra, vai, 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 vai così, vai così. Vai sul grappolo. Ah, vai. Ora, aspetta, aspetta, prima di andare, guarda bene la situazione, vedi che adesso devi scendere, poi alla fine devi saltare e aggrapparti. Dovresti... Sì, già ce la puoi fare. Cioè dovrei andare più in qua possibile. No, 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 andavi bene anche lì dove eri. Anzi, no, forse è meglio se ti metti un po' più a sinistra. Ma scusa, non devo andare in questo buco che c'è qua dentro? Sei venuto da lì, non devi andare in quel buco. No. Devi andare lì su Ah. quella discesina e poi devi saltare su quella colonna. Ah, ok, allora ho Per capito. conto detto vai più a sinistra. No, Adesso devo ma fare. lì va benissimo, ma lì va benissimo. Vai, vai, vai e vai. No, troppo presto. Troppo presto, due Adesso devi cogliotteri. farti tutta la baradana. Che palle. Dai, già è facile una volta che lo capisci. No, una volta lo capisci, sì. Ogni volta mi viene sempre a pensare, chissà come sarebbe a giocare nella vecchia versione. Un parto, solo questa parte. Tutti i momenti precisi e circoncisi. Quindi devo saltare dove? Quando arrivo Quando quasi. arrivi alla fine della discesa. Vabbè, ovviamente non troppo tardi, né troppo presto. Vai. Vai. Grande Paolo, benvenuto. Vai. Yurikeki Keriyuri. Troppo No! Ma presto! perché ho fretta? Se non lo. Se tu devi saperlo se hai freddo E mi viene oppure la paura della paura. Aspetta. no. La paura del clavicembalo ti viene. Agata, Esatto. Vai. agata. Ciao Alessia, benvenuta! Uè, Alessia, ciao. Ciao, ragazza.
La nostra femminuccia che ci segue. Alessio, oggi sei stata una bomba, hai fatto un sacco di gol, quindi guardati la live di stasera. E tra Alessio e Bruno non so chi ha fatto più gol. Esatto. No, no, anche Luca, ne ha fatto tante anche Luca. Allora ragazzi, qua ce l'ho a fare, allora, vediamo, e vai, e vai, e vai, e mi raccomando, vai. Aspetta, all'ultimo. Troppo tardi stavolta. Troppo tardi? Sì. No. È saltato all'ultimissimissimo, è saltato un pelino prima. Oh, porco. No, perché lì ti puoi aggrappare. Bug, attenzione. Mi sono buggato. Sono a Bug's Life. Perché non c'è più quel salto riesce a fare. Perché esiste sto gioco, ragazzi? Allora, aspettate un attimo. Perché Lara. Lara qui, Lara là. Vai. Vada. È come chiedere perché esistono anche i film di Tomb Raider. Perché c'è Angelina Jolie. Yesterday. Che domande sono? Anche tu, Robe. Che domande mi fai chiedere? Infatti la domanda risposta è... Allora, vediamo un po'. Scendiamo. Vai! No. È troppo, non so più se è presto o tardi, guarda. Non si capisce, ma è presto o tardi. Cioè, minchia, di un difficile cazzo. Cioè, è difficile beccare il tempo, non è tanto un problema. Sì. Tua nonna vecchia arpia. Allora. Risali. Oh, guarda, con tanto di spaccate. Vai. Le spaccate ci vogliono sempre. Yesterday. Vai. Sali, vai che risali, vai letterale. Porta in alto la mano. Allora, vai. Ciao Bruno, benvenuto anche a te. Benvenuto il goleador. Bruno ormai è diventato un goleador. Vai. Alla Coca-Cola o alla frutta? Tutte e due. Oppure no, quelle nuove che non si sa che gusto, tipo le gelatine di tutti i gusti più uno, non si sa che di che gusto sarà. Secondo me... Perché hai tolto le pistole saltando? Ma secondo me non ci sa, lo sai. La discesa è quella, quindi dovrebbe salire. Aspetta un attimo. Ma lo sai che sto pensando? Ah, aspetta, fermo un attimo. Scendi. Ho notato una cosa. Scendi. Prendi la cassa. Togli la pena e spostala a destra. No, troppo. Sai che ti permette di spostarla un po' più a destra? Un po' più avanti, forse? No, c'è il gradino, non la fa spostare. No, perché, ok, no, indietro. Sai che è troppo avanti. Troppo avanti? Così? Va benissimo. Ma tu sei sicuro che da lì... Enzo già quinta, grazie per Enzo! Enzo, grazie a te... Hai segnato l'ultimo gol dei mondiali che abbiamo vinto stasera. È vero. Enzo ha raddoppiato con un gran gol. L'altro giorno ho riprovato il primo Tomb Raider per PSX. Drammatico, ragazzi. Impossibile giocarci, non si capiva nulla. È quello il bello. Sono in muto. Perché sono al telefono. Ah, ok. Vai. Ciao Massimo, benvenuto anche a te. Uè, Massimo, ciao. Qua devo salire. Che tra l'altro poi MDX è uno dei pochi giochi di calcio, anzi forse è l'unico gioco di calcio decente per Commodore. Grazie Massimo Spiga per la condivisione. Perché tutti gli altri che ci sono, forse quello è l'unico giocabile. Allora, io direi ragazzi, se siete d'accordo, allora sopprovo. Allora, secondo te è superata la linea? Sì, devi superare la linea. Però se non ce la fa non serve a nulla.
Dovresti farcela perché vedi, scusa, vedi che sono tutti i rapilli che poi sali, sali e poi vai a sinistra ad aggrapparti agli altri. Devi saltare da lì, è l'unica via. No, vedi, troppo presto, troppo presto. Cazzo è successo? Cosa è successo? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto danno? Mi ha tirato giù tutto. Porco. Ma tu sei convinto che non ci riuscirà? Aspetta, ma questi bastoni. No, no, adesso guardati bene intorno perché hai fatto crollare quella colonna. Guarda, aspetta, aspetta. Guardati a sinistra, spara anche l'altra colonna. Qual era? No, a destra, ora a destra. Con la colonna davanti, spara a quella, se riesci. No. No, devi... È vero, sei tutta rotta. Te l'ho detto, che te l'hai fatta crollare, come l'hai sparata. E quindi? E infatti quello che sto pensando non è che devi far crollare anche quella. Non lo so. Aspetta. Tenta di risalire. No, vabbè, da lì no. Perché adesso mi sa che devi risalire. Devi fare di tutto la salita. Aspetta, sali sulla cassa. Sali sulla cassa. Da lì ci arriva a sparare la colonna. No, troppo in basso. No, troppo in basso, troppo in basso. Prova appunto da lì. Da lì sopra. Da lì forse ce la fai. Se riesci a beccarla. Fatto danno. Punto di controllo. Quindi era da farlo. Sì, ok, sì, era da fare perché appunto hai liberato le colonne. Ora adesso mi sa che riesci a saltare. Ora sì che... No, non da lì, non da lì, dalla discesa. Dalla discesa. Ora vedi che non c'è più, quindi adesso puoi saltare lì sopra. Quindi adesso da qua dove vanno? Dove eri prima? Sali su, a destra, dietro di te. Ah, ok. Dietro di te, là sopra. Sì, la stessa vega che hai fatto prima e devi saltare di nuovo. Perché adesso mi sa che puoi saltare. Qua? O qua? Ma che cacchio succede? Mi si blocca tutto. Schermo bianco. Schermo bianco. Bruno. Bruno, c'è il telefono di mia nonna. Che ne so. Allora, aspetta un po'. Uno. Due. Sei ancora fermo al Nokia 3310. Allora, vedi un po'. Quindi tu dici che adesso lì riesco a fare il salto dalla cavallina. Sì, perché vedi che adesso è non uguale. C'è più la colonna. Sì, sì. Ma... No, ora è sicuro che ti appendi. Troppo presto. Uff. Ami, ti è crollata la colonna e adesso non c'è anche più bisogno della cassa. Minchia, saperlo prima. Sì, non ce n'è bisogno. Ciao Davide, salve Ciurmaglia. Troppo divertente la diretta di venerdì sera. Ah, di Resident Evil. Di sabato allora, di ieri. O di venerdì. Ah no, la venerdì cosa abbiamo fatto? Ma come ricordo venerdì cosa abbiamo fatto? Oddio. Ormai abbiamo perso. Cosa abbiamo fatto venerdì? Cosa non abbiamo fatto? Resident Evil. Cosa è oltre a quello? È venerdì sera. Cosa c'era venerdì? Oddio. Siamo rincoglioniti. Quello tutti i giorni. Aspetta, è peggio di... Ah, è appunto la live... Oh, bravo. Finalmente ce l'hai fatta. Dicevo, la live al bar. Ah, al bar. Quella, sì, è vero. Cazzo quanto sono offuso a non ricordarmi quella live. Abbastanza. Allora. Cazzo, già non mi ricordavo minchia dove abitavo poi, la sera che stavamo tornando a casa, cazzo. Non mi ricordavo più il nome della via in cui abitavo. Dove abiti, Yonsu? Guarda, non me lo ricordo. Non te lo ricordi, ma voi che ti accompagni in grembo.
No, cioè, no, sapevo dove era la via, non mi ricordavo il nome, era questa cosa da solo. Ho detto, che cazzo, come posso dimenticarmi il nome della via in cui abito? Però ho detto, questo sembra che hai bevuto, lui è un alcolista. No, no, ma il fatto è che sono l'unico che non l'ho bevuto. Dietro di te, dietro di te. Su, su, su. Ancora pisci? Aspetta ancora, vai. No, ora a destra. Ah, qua. Ok, e che ce la fai? Ok, ce l'hai fatta, dai, vai lì, vai su, ce l'hai fatta. Oh, bella roba. Punto di controllo. Cos'è quello? Beh, ti è apparsa la tua ombra di colpo. Esatto. Oh oh. No, non mi piacciono che così. Cosa succede? Grazie Serena. Grazie Serena per la condivisione. Che devi devi salire di colpo? Devi saltare di... esatto. Brava. Ok. A se stessa, brava. Mo gadisce. Perché qua mentre che scende deve saltare. Bella roba. Via sinistra. Vabbè, no, dovresti arrivarci. Ci arrivo. Vai, vai, dondola. C'è un dondolo che dondola. Proviamo. E dondola, va. Vai con dondoli. Proviamo coi dondoli. Sali, 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 sigiti. La nonna, vecchia arpia. Aspetta, aspetta, devi aspettare che salga. No, aspetta. Mi sa che se non becchi il punto non ci riuscirai mai. Se non l'hai fatto risalire, quindi devi risalire. Grazie Giuseppe San per la condivision. Bella roba. Mettiamoci più in qua, più in qua, più in qua. Eccolo. Appropinquiamoci. Reproviamo. Quindi devo appena salto risaltare. Uno. No, appena ti appena ti appendi lì allo scarabeo devi risaltare. Ah, oh, visto. Bellissimo. Oh, bella roba. Alessia, ragazzi, ma è normale che quando scrivo in chat il messaggio arriva dopo un minuto? Dipende da dove scrivi. Dipende da dove scrivi. Purtroppo, perché diciamo, se scrivi su Facebook c'è un bel po' di ritardo. C'è una latenza, lo so, ragazzi. Sam Arcade, al momento, benvenuto. Ciao Sam, allora al momento il canale che ha meno latenza è quello di YouTube. Dovrebbe essere perché è quello YouTube. Che praticamente ti risponde dopo pochi secondi. Ale, prova ad andare sul tubo se hai possibilità e prova. Tanto sul tubo lo vedi anche in meno ritardo, quindi lo vedi meglio. Appunto. Tra i tre canali dovrebbe essere il migliore YouTube, ragazzi. Maresca, maresca, manna! È apparsa Baghera. Porco. Com'è che spara? Muoci il gattino! Accarezza il gattino, ma è coglione il gattino. L'amore del gattino. Oh. Ma no, povera Baghera. Baguette. Daniele Sai, benvenuto. Baguette, Baghera. Benvenuto, Daniele. Daniele, benvenuto. Thank you per la condivision. Vediamo dove. Adesso devi salire lì, vedi. No, sali, 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 sali. No, 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 sali proprio. No, perché? E lì non ci sale, è troppo in alto. E dove salgo? Ah, ho capito. Avanti, dove vuoi andare? Così. Hai ragione. No, da lì torni indietro, non devi andare indietro. Perché? Devi andare qua, a destra. Che succederà? Cosa capiterà? La sfinge. Sam Arcade, ragazzi, domani vi seguirò da Londra. Bella roba, Sam, bravo. Così si fa. Come mai sei a Londra, Sam? Viaggio di piacere, di lavoro. Chi è? Chi è? No. Mamma, scusi lei, mi sa proprio dare un'indicazione? Sa dove è Via del Fiore Verde? Imhotep. Mamma mia, e che te magna, oh. Imhotep. Ma tu sei fa... Cosa? No, 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 no. Via, 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 via. Cazzo, spara un puro fuoco. Porco. Fuoco della vergogna. Cazzo, come sei morto male.
Ascolta, ho delle armi un pochettino più potenti del rasoio. Hai la doppietta, hai il mitra, e come sei armi più potenti? Vabbè sì, per la pantera non ce n'è bisogno, infatti. Per la pantera tante rose. Mettiti la doppietta. Mettiti la doppietta, infatti. Allora, prendi la doppietta, mo' a casa ti aspetta. No, l'altro testo. Ok. Eccola lì. Questa. No, no, sì. Beh, 48 colpi già sono sufficienti per quei due. Cioè, io dovrei uccidere sti bravi ragazzi. Cazzo bravi. Tiragli una Minchia, castagna subito di prima. Minchia, non l'ho mai visto delle mummie che sparano. Ciao Angelo, di fuoco. Benvenuto. Di piacere con mia figlia. Ah, bravo Sam, ottimo, dai. Bella Londra. Non sono mai stato, quindi però sarei molto curioso di andarci. Allora. Salta, non puoi saltare? Cucù. Che vediamo fa? Che salta sta di colpo. Questo è scemo del tutto. La nonna vecchia ladra. Qua si sta bene, guarda che luna. Guarda che saranno mare. Gatti, ma mi sa che nuotano. I gatti dei piccoli miracoli. E poi ti sparano, quindi. Ah, c'è l'ingresso, furbi. C'era l'ingresso, io pensavo che non ci venissero. Aia, tua mamma, vecchia gallina. Io ho convinto, ho fatto, qua non ci viene. Il tipo ha guardato per te, ha detto, no, no, c'è il passaggio. Era un attimo insicuro. Porco. Aia, la pantera rosa. Aia. Si è accorto all'ultimo. Ah, ma c'era il biglietto. E quindi è entrato. Esatto. Male di pancia. Moment. Non ti incazzare. L'altra è male di pancia. Ma si incazza bella, Ricordati di curarti poi quando subisci danni. Esatto. Usate un kit. Lo uso già? Giusto uno. Ah no, è solo 40 punizioni. Quello piccolo, esatto. No, il piccolo, sì. Ecco. Ok, eri praticamente a metà vita. Quindi almeno uno usalo. Cioè ogni volta il pippone. Vabbè, pippone, insomma, ogni volta il video. Ma noi saltiamo subito. Salta a fine. Ah, è a saperlo. Maresca. È svenuto. Peggio per lui. Non è stato attento. Ai 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 ai. Qualcuno, moment. Moment act. Venga, venga. Aia, tua madre, vecchia gallina. Ti è arrivato una ducca in guancia. E chi me l'ha tirata? Porco! Tu sei pazzo. Quello Usa è quello. 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 Ok. Quello è pazzo, La madre vende salici piangenti. Ai 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 ai. Villa nonna. Aia, tua madre, vecchia Cazzo. Gallina. Dritto in faccia, te l'ha tirato, occhio. Sono morti? Sono morti. Dai. Tu sei ottimista. No, però c'è ancora la musica. Ottimi, sono spariti. Ma non cattare vita, io sento ancora la musica. Ecco, curati. Altro che morti, Quelli sono in giro, guarda, stanno facendo le commissioni. Ok, aspetta, guarda la torre al centro. Dov'è la torre al centro? Che bisogna metterci al centro, dove c'è l'acqua. Che c'è? Esaminala. Vedi che ci sono dei simboli. Ah, ok, bisogna metterci degli oggetti. Ok. Quindi bisogna cercare 4 oggetti, mi sa. No, che adesso non hai. No. Oh, ma sono morti. Sì, sono morti, li ha ammazzati. Finizia, sei impappata anche la musica. Ok. E ora possiamo andare qua? Ne dubito. La porta è chiusa. Troppo facile. Suona il citofono. Oh. C'è Gigi? La cremeria. Ah, ok, adesso qua devo fare il salto in banca. Qual era? La cremeria Babodoyo. Esatto. Allora, qua. Qua. No, a sinistra, dietro di te. Vedi. Salta lì. No, dietro. Sulla la colonna. Ho provato, non è andato. Ah, sì.
Ora, su. Ok. Va sempre a sinistra, 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 sinistra. Sull'altra colonna devi saltare. Eccolo. Sali su. Eccolo. Destra. No, okay. destra. Dobbiamo qua. Sali sì. su. Bravo. Sali su. Eccolo. Ok, sali su, punto di controllo. Ora non cadere se non ti fai male. Salta lì. Davanti? Qua. Sì, sì, è belli, devi andare. Altri posti non ce n'è. Eccolo. Ok. Cos'è sta roba? Ah, sparagli. Non col fucile però, devi recuperarti le pistole. Ok. Non si può mirare. Dovresti poterlo mirare. Sei sicuro che sia da sparare sto tizio? Penso di sì. No, aspetta, c'è un tasto che mi sa che puoi mirare comunque. Ci dovrebbe essere. Perché non è la prima volta che appena bersa lì così. Prova i tasti. Cioè deve essere uno appunto che ti permette di mirare. Ecco, vedi? Il tasto di prima, vedi? È apparsa l'asta. Asta tosta. Oggetti tosti per tutti i costi. Tua nonna vecchia via! Cazzo, il momento esatto che sei ritirata a cazzo di salta. Esatto. Allora... Aspetta, riprovo, che merda, ragazzi. Cazzo. Allora. Se l'avessi fatta apposta non ci saresti riuscito. Ah, mi sto sprecando qua. Beccata. Vai. No. Le ossa puniche della nonna severa. Cazzo che male. Mi è venuto a me, mi è venuto il dolore alle gambe. Allora, riproviamo. Saltiamo. Qual è l'osteoporosi? Quello, aspetta. No, no. Ancora? Porca miseria. La doppietta che sfruttata sempre. Allora, aspetta. Oh. Vai. Ok, meno male. Ho fatto un... Cioè, siamo riusciti. No, le munizioni dalla calibro ce l'hai già. Dalla calibro 50. Infatti non me la sta dando. Allora, okay, dove? Vai lì? Vai lì? Qua? Salta lì. Sì, salta lì. Eccolo. E ora? Ok, esamina un po' in giro. C'è un orecchio tappato. Allora. Cioè ragazza, no, che punto siete? Non lo so, Paolo, è un casino madornale. Guarda, bene o male siamo a metà. Siamo dopo la metà, perché abbiamo già recuperato due pezzi dello Skion. Adesso stiamo andando a recuperare il terzo che è in Egitto. E poi andremo ad Atlantide, quindi bene o male siamo a metà. Esatto. Allora, aspetta, guarda qua a destra, ho saltato. A destra devi... qua? No, non al muro, davanti a sinistra. Lì. Guarda bene un po' verso il basso. Nel basso ventre. Eccolo. Vedi? Vedo. Io ho capito cosa vuoi dire tu. Tu mi direi: fai il salto della cavallina della nonna. No, il salto della quaglia devi fare. Se fai il salto della cavallina, scavalchi la colonna e muori. Visto che siamo in tema d'Egitto, sapete che Cleopatra era greca, era infatti una discendente di Tolomeo, uno dei generali che insieme ad Alessandro Magno conquistarono l'Egitto. Regnò insieme al fratello. Grande Davide, che ha fatto un accenno storico molto interessante. Allora, saltiamo. Eccolo! E quindi? Là? Sì che ci arrivo. Mia mamma! Oddio! Cosa hai fatto? Neanche tu Niente, lo sai. Niente, è stato un recupero all'ultimo. Guarda. Ora a sinistra. Guarda, facciamo sculettare. No, a sinistra. Vabbè, facciamo sculettare a Lara, guarda. Guarda, ma va a tempo il bacino, sono capitano. Dai, che deve fa? Deve salire. No! Perché mi fa questo? Cazzo, sul mignolo ti sei sfracellato il cocige.
Mamma mia, se mi deve far fare nuovamente il gioco dell'oca. Gioco del silenzio. Allora, aspetta. Ah, ok, meno male te sei ricordato. Gioco del silenzio. Ok, fatto. Su. Oh, in un attimo è già ritornata, eh. Eh beh, è fatta apposta che ha tempo. Oh, ai, 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 ai. Gioco del silenzio, gioco del silenzio. Eccolo. Gioco del silenzio, gioco del silenzio. Eccolo. E ora cosa faccio? Perché allora non posso saltare perché muoio. A sinistra devi saltare. Da sculettare a sfracellare, esatto. Qua. Vedi, devi saltare a sinistra. Solo che tu hai saltato dietro. Ah, vai, vai. Vado. Ora puoi, ora te lo fa. Mamma, i turchi. Sali lì, sali lì. Ok. Guarda se c'è roba lì. C'è niente. Sì, sì, ah, ok, sì, allora sì. Hai visto che c'era il simbolo. Devi andare. Ah, invece c'è, no, no, c'è no, qualcosa. No. Ai, ai, ai. Un segreto. Di Twin Peaks. Beh, non prendi? Devi mettere. Ok. Preso. Forse è uno di quei medaglioni. Segreti. Della... No, no, è uno dei. No, è un segreto quello. E adesso? Ritorna sulla testa. Occhio. Vedi che c'è il simbolo. Devi saltare e uncinare. No, tu stai facendo una cosa impossibile. Allora, Dev, aspetta. Dove è l'uncino? Lì? Sì. Cioè, devo saltare e uncinare. No, devi saltare in avanti e uncinare. Quindi devo andare incontro a lui? C'è. Mm-hmm. L'ha fatto il checkpoint? No. Che stronzo. Allora, io... Oh, ok. Oh, la bella madonnina che mi brilla da lontan. Rosa rossa piccolina che te mangi la rema. Oh, ma aspetta, ma dove va? Vai, salta la corda, salta. Ma davanti a te, vedi che c'è la colonna. L'Ercole. Aspetta, aspetta. No, così cadi nel vuoto, così cadi nel vuoto. Grande Gabriele che hai fatto un... Oggi ho giocato Gabriele. Gabriele in difesa, oggi ho giocato in difesa. Che condividi nel mentre Roberto fa Tarzan. Aspetta. E io aspetto, ok. Oh! Ora salta lì sopra. Oh! Fatta. Ora. Checkpoint. Vedi che adesso devi, come prima, saltare e uncinare. Ti devi aggrappare su quei aggrappini lì. Aggrappini. Aggrappini! Oh, è la mamma! Oh, è là, come lo fa? Di nuovo, devi risaltare e riaggrappinare. Tu sei scemo. Gira, la pemaia. Dai, su, cosa te lo pagate a fare quel corsi di parkour di bungee jumping? Arco! Sali, ti salga il cane. Aspetta, Dai che ce la fai, No, no, ce la puoi fare. Sì, ha voglia! Oh, fatta, ce l'abbiamo. Va avanti, piano, destra. Piano. Destra. Aspetta, infatti guarda sempre dove vai. Ah, c'è da fare il gioco dell'oca. Ovviamente salire sulla testa del aspetta, no, guarda bene tutto, guarda bene in basso. Devi guardare in basso, se devi andare in basso. Allora. No, aspetta, guarda a destra. Qua? Oddio, non so se ci arrivi lì. Perché sembra fatto apposta, appunto, che puoi saltare lì e puoi scendere. No, ma lì ho paura che non ti aggrappi. No. Lì ancora lì ancora meno. Io sto parlando della statua. Dove c'è la statua cado? No, dove c'è la statua mi sa che non ti aggrappi. O forse ti aggrappi, ma non è certo. No. E poi non si vede nulla dall'altra parte, anche quello. No, guarda, è più probabile che devi appunto saltare lì, dove c'è quella discesa. Però mettiti ovviamente sull'angolino. No, l'altro angolino. E quale? Qua? È lì, sì. No, prendi un po' di rincorsa però. Ok. E tentala. No, più verso sinistra però, non verso destra. Devi andare verso la discesa, ok.
Ma ok, a posto. Ma il checkpoint l'ha fatto? Ancora no. No, te l'ho detto, guarda verso sinistra. Cioè, vabbè, non, ma verso, no, non ma così. Non ce la faccio, secondo me. Guarda, non c'è niente per aggrapparsi. Cosa c'è? Non ti devi aggrappare, devi atterrare su quella discesa. Ma la discesa mi porta in basso, ma io saltando... Ma vedi che in basso scendi. Ma sulla statua dubito che ti aggrappi. E se sparo... Adesso non è che tutte le colonne che ci sono le devi sparare. Anche se sembra fatta apposta per crollare, sì, però... Sì. Ma mi sa che da lì a... No, mi sa che devi colpirla dal basso. Non da lì. Ma sotto l'ho detto, tenta di scendere lì. Però no, ti serve un pelo di rincorsa. È un po' verso sinistra. Esatto, proprio... No, ok. Non per la destra, qua. Ok. Ok. Qua. Vado. Okay. Visto ci arrivavi, non saltare! No. Ok, ce la leva lì. Ce la leva. Vedi, tutto questo dramma invece... Ai, a porta all'aperta. Chi si accontenta, comunque, gode. Quando vuoi dare il cambio. Yes. Quanto siamo già? 40... Quanto facciamo? Quanto era live? Finisce alle? Mezzanotte e mezza, non lo so. Se facciamo mezzanotte e mezza, dai, tra 10 minuti te lo do, dai. Ah, ok. No, vabbè, infatti ti ho detto, quando te la senti di fare di dare il cambio. Allora. Vadi. Vai, scendi, adesso sicuro. No, adesso devi andare dentro la sfinge. Dentro il petto di pollo della sfinge. Saltiamo. Mi sa di trappolone a breve. Anch'io lo credo, Vadi. Io invece sto temendo il peggio. Perché spari a caso? Perché io devo impegnare. Pensavo che ci fosse un nemico. Dicevo, io sto temendo il peggio perché sapete cosa vive in Egitto? Le mummie. Peggio delle mummie. Le senti? Risvivere. Imhotep. Matalo. Lo stanno resuscitando. No, stanno rifando i fratelli Marx. Porco. Con la rincorsa i fratelli Marx. Aia. Ma muoviti. Mollami. Mi ha ucciso lo stronzo. Ti hanno un po' sbranato. Esatto. Spara a caso, non sa mai, è vero. Mori. Guarda lì, due fari nella notte. Ma prima pensa alle pantere, se no... Ami, c'è una pantera lì, proprio dentro. Eccola lì, ma non puoi mirarla perché c'è il cancello che ti offusca la vista. Offusca la vista col click. Venghino, signori, venghino! Le baghere stanno arrivando! Ah no, una stavolta. La madre vecchia pia. Guarda lì, di gallo. La rincorsa. Oh, sono arrivati i rinforzi. Aia. Aia, occhio. Porco. Ottimo. Occhio. Sbranato di nuovo. Io mi sa che prendo il fucilone. Così li faccio passare la voglia. Aspetta. Dammi il fucile come si deve. Oh, madre vecchia puttana. Di cazzo di scarafaggio. Sono beh agili.
cazzo tua madre. Come è morta male. Questa è morta in ginocchio. Minchia, ritornerò in ginocchio. L'ha chiesto il marito prima di morire. Ritornerò in ginocchio da... Ecco, questo è un avvertimento, eh. Ricordate questo, che sto... Questo avvertimento. Aia! Sembra che mi sia saltata addosso davvero. Aia! Orco! Orco! Molla, mica tua zia una vecchia ladra. In due, brutti scarafaggi. Vai via, felino della Malesia. Aia! Orco! Porco! Io ho sparato, ma... Che fai? Oh! Ritornerai in ginocchio da me? Mamma mia, devo prendere le cose. C'era una leva lì a sinistra, però. E ho visto. Ah, quindi è da qua che sono a passare le pantere. Oh oh. Aha. Ah, ok. Huh? Così rende più facile il platforming. Chi sta venendo? La mamma. Cazzo. La mamma, lo sapevo che la mamma... Sono arrivati pure i cugini. Di campagna. Madonna, ma me l'ha dato il checkpoint, spero. No. Dai, ridicolo. Mazzo ridicolo. Da qua in poi inizia a essere difficile. Siamo alla terza zona, quindi è normale un po' che la difficoltà inizia un po' ad esserci. Questa è zona franca. Orco. Cazzo, ho sparato in aria. Tu, cazzo. Orco. Oh, la mica tua madre, cazzo, si sa che è una vecchia sgualdrina. Oh, no. Via. Così impari a far del male a mia zia. Aia. Parano. Muori. Morti? Di culo sei sopravvissuto. Non ne ho altri piccolini. Infatti non me lo usavi il grande. Eri letteralmente a niente di vita. Te la ricaricava tutta. E vabbè. Adesso ritornano i nostri. Levati. Ma arrivano. Certo che arrivano. Arriva la marmaglia. La squadriglia. La squadriglia, la squadriglia, la squadriglia, la squadriglia. Squadriglia di Siviglia. Ritornerò in ginocchio da te. Oh, yeah. Eccoli. Sapevo che tua madre... Marco. Aia. No, non farmi stare qua. Chiuso. No, fatemi andare via. Lasciatemi cantare... Aia, che mi ha fatto male la schiena, la stronza. Ciao Bocco Talpa, benvenuto. Ciao, che Bocco. Figli di Puma. È vero. Pumarola. Le pantere nere sono aggressive. No, ma che... Allora, aspetta. In realtà mi fanno cara cara. Porco. Porco. E alzati. E stai zitto. Sono più... Beh, diciamo che sono più territoriali che aggressive. Aia, la schiena mi fai male tutte le volte. Le pantere sono molto territoriali. Porco. Cazzo, che capriola. Aia, com'era il piede. No, non me lo dire. Dolore. Che mi fa male, mi fa. Aia, tutto girato era quel dai, piede. Aia, aia. Porco. Fermo. Cioè, è diventata una doppia L il piede, cazzo. E cosa era? Vai via, e corri. Però non scappa, ha la mobilità di un caimano. Non è che lei è lenta, sono loro veloci. Porco. Ehi, manco il tempo. Cazzo, una giravolta. Sembra un ceffone alla Bud Spencer. Allora, sto gioco va a incazzare, puttana di Eva. Vieni. Non è tanto il fucile, che devi schivare. Ma come fai? Cazzo, è difficile.
Vabbè, la stagione 2 è facile, però appunto la tattica è sullo schivare e non tanto sulla potenza di fuoco. Ma perché appunto prima ha affrontato una pantera sola e l'ha ammazzata solo con le pistole. Ne schivi una, c'è la figlia di una puledra. Aia tua madre, vecchia arpia. Vedi. Ti ho detto di mollarmi. E basta! Cuccia Bobby! Oh, adesso ci sono altre due. Cuccia Bobby, bellissimo. Aspetta, ma perché sto perdendo vita? Ah no. Non puoi salire sul blocco a destra e scappare da lì. Saltano. È troppo basso quel blocco, loro saltano. Mamma mia. Cuccia Bobby veramente, ragazzi. Allora, aspettate un po' qua. Non dargli le spalle, non scappare, non dargli le spalle. Impara a schivare. A schivare. Proprio. Impara a culo schivare. A schivare di lato, così. Quello è più saltellare che schivare, però sì. La madre vecchia Geno. Vecchia Ginevra. Malla. Sua madre. Cazzo. Ok, almeno una è morta. È morta? Però c'è l'altra. Aia, tua madre vecchia zingara. No. Come? Non lo so cosa è successo. Come hai fatto a curarti? Ah? Ti sei curato tutto, vedi? Come hai fatto? Con un colpo di gincana. Morta anche lei. Oh, vaffanculo. Io però tutti i kit a sprecare. Vabbè, asco. Ne avevo 4. E ora? No, devi riattivare la leva. E quale? Questa? No, non quella. Dall'altra però è la leva. Non c'è più leve. Aspetta. Sì, quella dietro. Ah, ok. È vero. C'era la pantera lì. Vedi il kit maladatto di riserva. Devi tornare su quella leva e attivarla. Mamma mia. Eccolo. Che succede? Vedi che sposta tutte le statue. Devi saltarci sopra. Ovviamente però dal fondo. Adesso riescono nuovamente le pantere. Vedi, devi salire su quel blocco lì a sinistra e saltare sulle pedane. Ma a tempo? Eh sì, devi essere veloce. E così non è lo stesso. No, perché si avvicinano le statue. Ah. E lo scopo qual è? Andare lì? Andare avanti. Hai ragione. Ma da lì non ci arrivi. Quindi devo tirare la leva e poi saltare. Una volta che sono strette, che devo fare? Devi saltare su quelle. Devi saltare praticamente da un lato all'altro delle statue. Perché come raggiungi il fondo, praticamente ti metti sul lato destro, devi saltare sul lato sinistro. Allora, aspetta, io premo qua. Adesso corro. Dove vado? Sì. Dritto. Vai. Salta lì. E buonanotte, la mamma vecchia puccala. Ma va a cagare. Cioè, devo andare qua. Ma cosa sì, ottenere? E poi devi saltare lì a destra. Vedi come si sono avvicinate. Puoi saltare sul lato sinistro. E qual è il lato sinistro, scusami? C'è il lato destro di statua e il lato sinistro di statua. Devi cercare di saltare sul lato sinistro. Questo è il lato destro? Sì, e quello è il lato sinistro. Da questo punto di vista. Insomma, ci sono due file di statua. Devi fare in modo di saltare sull'altro. No, da qua non ci arrivare mai perché non sono vicine. Ah, ho capito. Te l'ho detto, l'obiettivo è quello. L'obiettivo è andare nella parte sinistra della statua. Ok, sì. Quindi. Corriamo. Tu sempre con quel speedrun che io non ho. Allora, aspetta, Vai. Tua nonna, sali veloce.
Ma va a cagare. No, dovevi andare avanti. Dovevi andare nel secondo. Ah, il secondo era ancora indietro. Ok, sì. hai ragione. Dai. Allora. Per me qui ci stai ancora. Gatta Cicova. Sì, ma se non riesco nemmeno a salire sulla prima statua. Sì, ma se non riesce. Roberto. Aspetta, Muoviti! Okay. Tutto. E ora? Ora, dall'altra. Qua. Lì. Sì. Madonna. Ora. Allora, vedi che puoi aggrapparti? C'è l'aggrappino. Sì, c'è l'aggrappino. Vai. Madre medova. Hai un po' sbagliato tempismo. Perché? No, sei troppo in basso, non ce la fa. Ma non è giusto. Katzenberger. Hai saltato male. Cazzo, che due coglioni di Frapollo Kid. Dai, fammi riprovare. Poi bip bip e il fresco fu. Esatto. Cazzo, c'è un caldo della Madonna. Allora, aspetta. Non vai. Per dire, ma sto col maglione. Cosa sei? No, scherzando, cosa che sono in maglietta? Cazzo col maglione, mia. Mio Dio. Solo a dire maglione, cazzo, sto sudando. Salotto, guai, lo faccio io. Guarda, sono bagnato, sono cazzo. Via. Ventilati. Mi ventolo. Allora. Non c'è più il ventilatore, ci serve. Sì. Allora. Opzioni. Andiamo in gamepad. Il 2. 2, vai, muovi. Ci sei, dai. Ok. Io finalmente. Ragazzi, Bebo sta arrivando. Cazzo, non ce la faccio più. aspetta un attimo però che mi cambio arma. Io il fucile lo uso solo in casi di assoluta necessity. Ok, facciamo veloce sto pezzo prima che arrivi Roberto. Dai veloce. Oppo. Sali Lara. Oppala. Ce l'abbiamo fatta. Oppala. Vai. No, aspetta. Ah, fanculo. Qual era il tasto? Ah, era quadrato. Fan bagno. Ah, oh, ho confuso il quadrato col triangolo. Mi ricordavo che il rampino era col triangolo, invece era col quadretto. Fanculetto. Allora, sali. Vai veloce. Che fanculo! Eccolo! Arco. Ok. Sì. È difficilotto o il difficilito? No, ho sbagliato io tasto. Ho confuso il triangolo col quadrato. T'ho bagnato. La Y esatto. Con la X. Sì. Perché ero convinto che fosse il rampino fosse col triangolo, invece era con la X. Aia. Ok, con la X. Oh, bravo. Aggrappati. Ok. Ma non ho fatto l'animazione. No, non mi pare deve andare qui. Dobbiamo andare qui. Su. Salta. E aspetta che. Che ci arriva lì? Rumore di gatto. Sarà gatto panico. Odore di gatti. No, è rumore di gatto. Rumore. Ah! Ma no. Cazzo, ma qua non ci passa. Non ci passa lì. Allora devo andare. Aspetta un attimo. In realtà dovresti arrivare a quella finestra. Sì, appunto, ma da lì non ci arriva. Ah, c'era quello. C'era quello scarabeo lì, l'ho visto adesso. Ok. Ci sono. Ho capito. Bella roba. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Poi Francesco, ciao, buona serata. Ciao Francesco, benvenuto. Che fanculo perché salti a destra.
La lì. Analogication. Tomb Raider Anniversary, ragazzi. Ma che punto siamo? Non abbiamo una percentuale. Ragazzi, chi di voi sa che punto saremo siamo? Saremo forse intorno al 60%. Circa. 60? Più o meno. Quindi ci faranno un 3 live, buone buone. No, 3 live no. Semmai altre 8. Madonna. Se ci abbiamo messo sotto le varie fare qui, altre 8 ce ne vorranno per finirlo. Magari sali. Perché fai ti fai in diagonale? Ti fai salto sbilenco. Ti fai sbilenchiumine. Cioè, stavo saltando e stavo guardando cazzo la piattaforma. E tipo, ma dove cazzo sto andando? Infatti non ho capito perché è andata tutta lì. Adesso, e non è fretta o altro, ma deve muoversi. Se no, cavolo, manco. Di nuovo. E stava mirando lì, e stava mirando la piattaforma. Sì, no, Graziano, Graziano è in Sardegna, a Sassari, esattamente. Ed è sì, in ferie, sì. È in ferie. Sì, raga, è periodo di vacanze, quindi... Anche noi non è... se la gode. Cerchiamo di fare qualsevo. Esatto. E sali e non scivolare. Tu è lo scivolo dello scivolamento. Sbilenco. Aia. Il gallo cedrino. Cazzo all'ultimo. Bravo. Ecco, sali. No, aspetta. Sali. Non lo sale su. Com'è? Non ne hai bisogno. Tanto come fai la giravola cosa? Ma è troppo in basso. Aspetta. Siete a due terzi, ci dice Angelo. Beh, due terzi. Se abbiamo fatto due terzi, 9 live. Quindi vuole dire. Oh, che... ecco, era triangolo. Ok. Ce ne mancano altre 3, come ho detto io. O 4, dai. Ma questa è un'intera zona. Poi c'è Atlantide. Te l'ho detto. Vabbè, dipende. Dipende da come si faranno le partite. Perché mancare ne manca. Secondo me ti conveniva no. Bravo. Perdere il filo. Dovevo saltare subito. Non mi aspettavo che scendesse. Dovevo aspettarmi che scendesse. Come ha fatto a me prima. Vabbè, quindi ma lì non me l'aspettavo scendesse. Robè, sono riuscito ad inserire la chat difeso su OBS di Linux. Ah, bravo Francesco. Una bella rottura di coglioni. Lo so. Complimenti. Perché. Streamlabs, no, non è difficile, ma bisogna un attimino starci dietro. France, ho visto un po' che laggavi. Ci vogliono macchine da gaming, non c'è niente da fare. Esatto. Oh, alleluia. Per computer del genere vanno bene giocare giochi un po' vecchiotti, non giochi nuovi. Per i giochi nuovi servono macchine con i controcavoli. Già faccio fatica io col computer che ho, anche se portatile. Però è potente, però per certe cose appunto si surriscalda e quindi proprio fa tutto a scatti. Oh no. Porco. Ha finito qui. Sorcioni. Comunque ragazzi, schede video mi raccomando, sempre Nvidia. Se volete giocare con schede video veramente tarate bene, schede video Nvidia. Costano di più, senza dubbio, ma fanno 100-0 alle Radeon, ma neanche a paragone. Quindi tornando, cioè, ho fatto un'ottima scelta, io adesso da poco che l'ho sostituita. Sì, infatti, con l'ultima Nvidia, sì, puoi anche giocarti ai giochi più pesanti in assoluto. Sì, ma poi una bella scheda, veramente. Ok. Meglio le console per i giochi, alla fine costano meno di un PC super accessoriato. Vabbè, Sam, un PC però lo usi a 360 gradi, non è lo stesso paragone, ragazzi, la console. Non stiamo facendo lo stesso paragone, non sono d'accordo. Un computer è multifunzionale, una sì. Console è una console, fine. Con un PC ci programmi, con un PC ci fai di tutto, hai tutto un bagaglio di software da poter inserire.
Non è la stessa cosa, ragazzi, mi dispiace. Io continuo a dire, preferisco il PC alle console, niente da dire, non me ne può fregare di meno. Per me la console può rimanere uno scaffale lì, depositata lì, se devo scegliere tra computer e console sto parlando, eh. Poi se ti puoi permettere tutti e due, ti pigli tutti e due, ma se non te li puoi permettere, meglio investire su un personal computer, ragazzi. Perché okay. Io tutte le live le faccio col PC, ragazzi, senza usare console. Lì sono d'accordo. Poi è normale, un PC non ti fa un gioco per PS4, devi avere la console con tanto rischio di acquisizione, ma... A me fare esempio live di PS4 non mi interessa, quindi non... Arco, sembra, cioè, sembra veramente Max Payne come fa il rally. Sì, quando fa la schivata al momento giusto diventa Max Payne. Ci mancano solo i coccodrilli. Boh, andiamo davvero da Cleopatra. Gattino. Mushi mushi. Ok. C'è bisogno attuffarsi. Beh, Francesco, su quello non ci piove. Il PC da streaming ti serve a prescindere. Anche se devi fare giochini del cavolo, ti serve una buona connessione ad internet. In Italia sappiamo che purtroppo ci sono molte molte località dove non c'è quella possibilità. Noi in Sardegna siamo fortunati perché Sardegna, e ve lo ripeto per l'ennesima volta, è la regione in Italia più attrezzata in base alle linee internet. Noi stiamo coprendo tutto il territorio con l'open fiber, cosa che in alcune zone se le sognano. La Sardegna è molto agevolata in quello, e su quello devo dire che siamo fortunati, a discapito di chi pensa che essendo un'isola che abbia dei disagi. No, disagi no, anzi, sotto il punto di vista delle comunicazioni siamo, ragazzi, messi abbastanza bene. Poi è normale che se vivi in campagna vivi sempre in campagna, non c'è niente da fare, però a volte puoi avere anche il PC della Madonna, però se poi non hai la connessione, come Silvio Marchetti, ragazzi, ha anche lui un PC della Madonna, ma non può fare streaming perché vive in una zona dove vive lui al nord Italia, e purtroppo non ha una buona connessione ad internet. Infatti se notate lagga molto anche quando siamo in su special program, perché era un po' un casino. Graziano è a Torino, Graziano all'Open Fiber, ma è su a Torino comunque, quindi è in piena città. Esatto. Ok. Che scheda video ho? Ma credo, tornate, mi dimentico, penso che la 1070 della Nvidia, con 8 giga di memoria di GDDR5. Sti cavoli. Sì, no, una bella scheda. Io invece sono a tanto così per riuscire a comprarmi il nuovo PC. Lo stai facendo un po' alla volta. Esatto. No, perché appunto mi sto ordinando i pezzi, quindi richiede un po' di tempo. Ma guarda, Paolo, Max Payne lo porteremo, è uno dei giochi che abbiamo in cantiere, però per l'autunno, non adesso in estate. Ok. Vicino, ecco, l'hai detto, vicino a Torino. Ragazzi, le campagne sono campagne, i paesi sono paesi. Purtroppo non sempre si ha la possibilità. Poi se vivi nelle grandi città è normale che dovresti avere delle ottime connessioni, ma se sei in città, quando cominci già a essere in periferia, ci possono essere dei tratti non coperti e quindi ti devi rifugiare con ADSL, ancora con connessioni purtroppo un po' obsoleto.
Certo, con la DSL, ragazzi, io non azzardavo minimamente a fare live, ma assolutamente. Con ma 7 assolutamente. Mega. Cosa faresti no, con ma anche 7 con 20, mega. Anche con 20 uguale, anche perché ti danno un upload di un mega. Per streamare devi avere almeno 6-7 mega sicuri di upload, stabili, se non anche 8. Poi, per fare come facciamo noi, ragazzi, che adesso io sto stando, quindi adesso c'è Francesco che sta giocando dal mio PC, quindi per usare tutti questi software e tutta questa roba devi avere comunque un buon upload. Io sono in fibra, ragazzi, io sono in fibra normale con 20 mega di upload, che poi non ce li ho puliti, me ne arrivano a casa intorno ai 17. Prima o poi passerò all'open fiber. Guarda, l'hanno portata adesso le tracce vicino a casa, le ho avute quando sarà un 2 mesi fa. La Vodafone già ce l'ha l'open fiber, però al momento aspetto, perché con la Telecom mi sto trovando bene. Io parto dal presupposto che devi avere una linea che ti danno anche assistenza abbastanza veloce, su quello non ho niente da dire. Tanto è inutile risparmiare quelle 5 euro al mese e poi ti ritrovi delle linee che c'è solamente da bestemmiare. Con la Telecom mi sto trovando bene, aspetto che sia la Telecom stessa a mettere l'open fiber, che hanno detto dovrebbe essere tra un annetto. Al momento, finché questa connessione mi va bene, non ho fretta di passare all'open fiber. Poi, quando ci sarà la Telecom che mi offrirà il servizio di open fiber, allora passerò all'open fiber. Almeno ho la sicurezza che ho un tecnico a disposizione, che mi mettono... Ma non mi lamento. Tutte le volte, ragazzi, che ho avuto disagi, il giorno dopo la linea ce l'ho avuta. Quindi, cioè... Conosco gente con Tiscali o con Windy che sono rimasti 3-4 giorni senza linea. Perché comunque alla fine dipendono sempre da Telecom e loro stessi sono delle teste di minchia. Eccoli. Poi diciamo che poi la Vodafone sta più lavorando sul fattore dei telefoni che sul fatto di internet. Nel senso che stanno più pensando alla telefonia mobile che a quella fissa. Sì, allora, infatti, appunto, sono più avanti con i telefoni. Come contratti è vero, però la Vodafone è la seconda in Italia dopo la Telecom. Ha una sicurezza lo stesso a livello di banda che è pazzesca. Sono molto forti la Vodafone. Sì, sì, quello sì. Purtroppo taglio le gambe alla Wind e taglio le gambe a Tiscali. Che mi dispiace, ma non io, io la Wind ci ho sempre avuto problemi. Ma io la Wind proprio. Io l'ho depennata da l'ultima volta che ci ho avuto a che fare, mai più. Io ho tutto MSI e mi trovo da Dio, me lo sono fatto io con 1200 euro, se vendo un negozio costa 4000. Beh, ovvio Davide, quando si hanno capacità di assemblaggio, sì. Io tuttora un po' mi arrangio, perché io ho fatto il tecnico in passato, ho lavorato in un'azienda di informatica e assemblavo computer. Però poi capisci che quando cambi mestiere, ti occupi di altro, rimani un po' fuori dal mercato, però tuttora mi informo, so capire le differenze tra le varie piastre, le schede, insomma, me la cavo, dai. È che l'informatica è in continua evoluzione, quindi devi un attimino starci dietro. Dove lavoro l'aula di informatica la gestisco io, se ci sono computer da riparare riparo io, quindi mi occupo tutta di quella parte tecnica, però... Un conto è che lo fai perché hai delle basi lavorative, hai già maturato delle esperienze nel lavoro. Un conto lo fai per passione, lì sono già cose diverse. TIM è la migliore, ma è anche la più cara. Lo so, però, sì, però nella vita siamo sempre lì. Chi meno spende, più spende. Io, ragazzi, se devo spendere quelle 5-10 euro in più, le preferisco darle a un servizio efficace, efficiente, perché è così. Cazzo. Mi sono pentito che in ufficio... Non devo andare lì. Mi sono pentito che in ufficio abbiamo messo la Wind, tornando indietro non la metterei più. Perché ci hanno dato parecchi problemi, e poi adesso che stiamo anche facendo anche dei corsi anche in streaming, delle attività in streaming, cazzo, non possiamo permetterci il lusso che ci creino rogne. Quello mi gira parecchio le balle. Beh, la TIM è sempre stata comunque la prima donna in Italia tra le reti di comunicazione. Esatto. No,
si può dire nulla su quel punto di vista. Diciamo che appunto all'inizio c'erano solo due tipi di persone, quelli che avevano team e quelli che avevano Omnitel. Beh, la Omnitel che poi è stata la futura Vodafone. Io sono stato tanti anni con Omnitel. Sono passato da un paio d'anni alla sola team con il contratto, ma io ho un numero che in realtà lo uso anche privatamente, ma in realtà è un numero di lavoro. E sono con team, ma poi ti arrivano sempre 100.000 offerte, ma però in molte volte sei sul dubbio se ti conviene oppure no. Eccolo lì. Aia. Allora, qua non c'è niente, qua non c'è niente. Là è chiuso, in teoria dovrei andare là, ma è chiuso. Ah, cosa dovrei fare? Esatto. Allora, sì, appendermi mi appendo, quello sì. Però, ma... però... vedi che c'è quella porta lì, ma è chiusa, non so come aprirla. E non c'è niente tipo quella leva che c'è al centro? Vedi che leve ce n'è più di una? No, non sono leve, sono... no, quelle mi servono solo per salire. Sicuro? Sì, sì, sicurissimo. È da lì che sono salito qua su. Perché secondo me per poter entrare in... bisogna togliere quelle sbarre, però bisogna capire come le toglie. Aspetta, no, io sono venuto da qui perché da qui appunto ho potuto attivare quella leva e quella leva appunto ha fatto apparire quel cubo là sotto che mi ha permesso di salire quassù. Sì, anche Daniele è immerso con la team. Ok, più così non scende. Infatti ragazzi, quando dovete fare degli streaming non prendetevi portatili, assolutamente. Fatevi delle macchine da tavolo che respirano, li potete anche mettere un sistema anche di ventilazione più efficace qualora ci fossero problemi di surriscaldamento di qualche componente stick hardware, solitamente schede grafiche e processori. Quindi cercate sempre di tenere una macchina fissa, perché è vero che occupa via più posto, devi avere una scrivania, devi avere un banco per la fissa, però ti dà anche delle prestazioni più belle, anche perché ti scegli il monitor, ti metti un monitor che vuoi, puoi mettere il doppio monitor, visto che appunto per gli appassionati che fanno streaming, insomma hai un'elasticità a livello di potenzialità notevole, ragazzi. Ecco fatto. Quindi mai prendere... cazzo! Bravo, okay. Bravo. Mai prendere i portatili per streamare, ragazzi. Non ve li suggerisco, assolutamente. Il portatile tende molto a surriscaldare. Certo, neanche case soffocanti, attenzione. Anzi, lo tengo anche aperto, cazzo me frega. Ogni tanto ci passo lo spray. Sì, appunto, finché arieggia. Ok, almeno punto di controllo. Aspetta, forse da lì. Ma guarda, Francesco, io al momento ne ho uno perché non ho spazio, se no un altro l'avrei comprato volentieri. Però ti dico la verità, per quello che sto facendo ora non mi arrangio. Perché? Mi arrangio. Però certo, riconosco che averne due. È che anche avere due monitor devi avere anche più prestazioni con la scheda grafica, perché la scheda grafica deve reggere anche il secondo monitor, quindi certo, aumenti ancora di più le prestazioni. Guarda, ogni cosa piacevole che vuoi fare devi avere un ottimo hardware,
E ricordiamoci che processore e scheda video, solo loro ti portano via un sacco di soldi, eh. Sono i componenti hardware più costosi, la scheda video e il processore. Ho attivato il gatto, ok. Il gatto sugli stivali. Il gatto sul tubo. Ok, mi devo tuffare. Aspetta un attimo, una cosa velocissima, una cosa importantissima. Allora, no. Aspetta, dove sono i comandi? Perché no, ma vanno bene. I controlli, aspetta. Realtà video, calibrazione, no, forse gamepad, no. Ah, ecco qua. No, aspetta, ok. Tanto la piglia manuale l'hai messo sì, era una mesa, eh. No, la piglia manuale era sì. Sì, sicuro? Perché sì, la piglia manuale devi tenere premuto un tasto per far sì che si aggrappi, e noi non vogliamo ciò. Ok, vai. No, aspetta, ma io voglio andare... Ah, configurazione comandi, ok. Aspetta, rapida interazione, spara, ok. Ah, vabbè, questo è per i tasti. Ecco, c'è un tasto che ti fa usare il kit medico all'istante. Ecco perché, premuto tasti a caso e col tasto ti sei curato. Ah, ok. Vedi? Sì, c'era una combinazione. No, però io quei tasti non li ho premuti, né B né V. No, aspetta, no, questi sono i tasti della tastiera, ma ci sono anche i tasti del pad. È possibile. Sei stato di lusso poi, tra l'altro. Sì, infatti è andata benissimo. Aspetta, appuntamento avanzato, ok, perfetto. Ti hai voluto adesso appuntamento per esaminare l'arma, lascia infonderla. Sì, fatela così. Niente. Allora, hai dimenticato le RAM? Beh, no, Davide, perché le RAM hanno prezzi più contenuti. C'è un banco da 16. Eccolo! Il tuffa d'angelo, finalmente. Vale anche di una certa marca, più arrivare a pagarlo 120 euro. Ma. Ok, quindi è A e B assieme. Un conto è una RAM, un conto, ragazzi, è un processore. Io il mio processore ho pagato 500 euro solo la CPU, ragazzi. Cioè, stiamo parlando di prezzi ben diversi. Una scheda grafica, se vuoi oggi giocare con una scheda video decente, devi spendere almeno 300-350 euro. Sono stupido io. E quindi non stiamo parlando di prezzi morti di RAM. Entrambi? Morti entrambi. Ah no, tu sei vivo. C'è un gradino mi separa da lui. Cocco tonto. Ok, quindi dovrei scendere qui. Scendiamo qui. Aia, avrei dovuto scendere piano. E vabbè. Io qua sto utilizzando due moduli da 16, quindi ho messo 32 giga. Poco. Allora. C'è Baghera laggiù. C'è un piccolo cagnolino che ti aspetta. Ciao di un buggy, che cagnolino, quello è un gatto gigante. Porco. Cazzo, sono due. Aia, che male. Che male faceste. Guardalo. Aia. Che cavolo. Spero che abbia due salvato. Due sono pericolose. Sì, ha salvato da qui. No, ma appunto, cazzo, in effetti è vero, due sono pericolose. Beh, faccio così, ne attiro una. Se ne sta ferma. Beh, sì, con 1000 euro, sì. Con 1000, sì, dai. Però... No, vabbè, io ho fatto due PC per l'ufficio. Tutte e due ho speso intorno ai 1000 euro, compreso di monitor, sì. Compreso di monitor. Quindi 1000 euro a macchina. Fuori una. Quanti siete? Arca. Sono tanti qua, Arca. Ma saranno 4, ne ho ammazzati 4. Bello quella affare, vedi? No, ma io non l'ho fatto quel rallenti. Secondo me Il rallenti appare quando hai visto che è apparso un cerchio sulla pantera, vuol dire che sta per attaccarmi. Quando mi viene addosso, quando mi sta per venire addosso, appena delle freccette. Quando appena le freccette, premi. Io premo B, il tasto B, il tasto cerchio sarebbe. Ecco, e fa quell'animazione alla Max Payne. Poi quando i cerchi che appaiono sulla testa del giaguaro si uniscono,
spari. Ah, bella roba. Gli fa un critico praticamente, gli fa molti danni. Ottimo, bello. Perché salti così? Gattino molto carino. Perché salta così? Perché salta come ninja? Beh, Bruno, dai, 2000 euro per scannare il processore da pazzi. Ma mai prendere il top del top. Perché tanto in informatica, qualunque tipo di dopo componente. Oh, cosa ho fatto? Perché l'ho fatto? Perché in effetti lì c'è roba. Ecco perché dopo l'ho fatto. Dopo pochi mesi crolla. Quindi, no. La tecnologia qua fa sempre passi da gigante. Quindi, un paio di mesi diventa già obsoleto. Mm. Allora, bisogna trovare il giusto equilibrio nell'acquisto, ragazzi. È inutile strafare con spese, a mio parere, che puoi evitare. Poi, se parti dal presupposto che pensando di spendere 2000 euro, perché poi nel giro di 3-4 anni, 5 anni, non devi cambiare un PC, allora sbagli di grosso, perché purtroppo la tecnologia informatica corre insieme anche a quella delle console. Quindi la nuova generazione, adesso quando usciranno i nuovi processori Intel i9, sì, ma sicuramente saranno anche in concomitanza con la nuova PlayStation, e quindi di conseguenza anche lì ci sarà un rapporto Xbox. di una nuova era tecnologica, quindi anche quindi possiamo dire che fondamentalmente io sono sempre partito dal presupposto che no, secondo me 1000 euro come cifra, se le vuoi usare per fare streaming ti puoi arrangiare, poi se avere la Ferrari ragazzi per poter fare dei giri e per andare al mare o in montagna state un po' esagerando. Meglio avere una buona macchina di cilindrata che magari consumi poco, che ti dia quelle giuste prestazioni, però rientri sempre in un budget moderato. Però certo ragazzi, mi dite, vado al centro commerciale e compro un portatile da 300-400 euro, è ovvio che quello non fai neanche i popcorn, con quello non fate nulla. Però nessuno dice che dovete spendere 2-3 mila euro per fare un computer, assolutamente, dai. Lo vedo un po' esagerato. Giomanetta, bisogna sempre. Buonasera alla Lady, buonasera anche Gio. Ciao ragazzi, ma questo gioco è infinito, proprio come. Ragazzi, quando si fa Tomb Raider, sono giochi molto lunghi, purtroppo. Sì, Sam, però ripeto, siccome qua si parla di streaming, adesso non stiamo parlando di chi ha CAD, di chi deve fare lavori di grafico o chissà cosa. Se parliamo di streamare, però anche streamare, se ti apri un canale retro gaming come noi, magari giochi anche più in casa, perché magari la tecnologia risulta più obsoleta, quindi è più gestibile. Ma ti apri un canale di streaming con giochi di ultima generazione, è normale che lì devi sacrificare delle risorse notevoli. Normale. No, non ci arriva. Da lì. Da lì. Infatti devo proprio aprirlo questo. Fa un bagno. Ma infatti è come le automobili. Non puoi dire questa è meglio o questa è peggio. Dipende da cosa devi farne. Tutto qui. Lo so, però io dico sempre una cosa, per ogni cosa ci vuole anche una professione. Quando ti fai un assemblato devi anche capire cosa stai montando, come stai intervenendo sull'hardware. Ragazzi, mettere mano così ci vuole sempre esperienza in tutto, perché altrimenti ti giochi ciò che ti sei acquistato. Quindi io non do mai consigli di dire arrangiatevi, ci vuole sempre un po' di conoscenza di quello che si fa. Sì, soprattutto quando si tratta di computer. Un minimo di conoscenza serve, almeno un minimo. Beh Bruno, però anche il lavoro dipende. Se lavori in un ufficio e utilizzi un foglio elettronico, un documento di scrittura, scarichi posta, dei software giusto per convertirti un MP3 in DOC o viceversa, un MP4 o un MP3 o quello che è in formato audio o un PDF in DOC, non credo che ti serva un PC da streaming. Quindi dipende sempre anche che lavoro fai. Tutto è sempre lì il discorso. Beh, normale, Francesco, è giusto, ognuno il suo. Io non sono mai stato d'accordo con il faccio tutto, perché secondo me chi dice di saper far tutto non sa fare niente. Ci vuole sempre una professione in mano, quindi
Poi se è una cazzatina che ritieni che non ti può interessare farla male, la provi anche, ma se è qualcosa che, su cui ti puoi rimettere. Ed è sempre il solito discorso: io ho un fratello che lavora nel settore della telefonia, lui ripara telefoni e lui ha a che fare con gente ogni giorno che gli porta telefoni dove hanno messo mano altri negozi, e poi hanno anche la stupidaggine di credersi intelligenti, di venire a dirgli no, ma io non l'ho portato a nessuno, e ti ritrovi telefoni richiusi male, senza viti, senza poi sai, i telefoni di adesso, una volta che li tocchi esce fuori tutta quanta la parte, anche no, perché ormai sono tutte attaccate a colla, Samsung compreso, perché Samsung fa delle cagate mondiali, e quindi è normale che ti mettono, oggi cambiano la batteria di un telefonino, devi smontare tutto il telefono, una cosa ridicola. E quindi inutile che ti metti a farlo tu, devi portarlo da chi lo sa fare. Il problema è che per risparmiare spesso e volentieri ci si affida ai cinesi, a negozi del Kaiser, come dico io, e la beccatevi ciò che vi meritate. Mi dico una cosa, se ti sei voluto spendere 700 euro di un Samsung, di un iPhone, come 700 per non dire 1000, come fai poi ad avere la faccia di merda di andare da un riparatore poco serio quando hai tra le mani un Ferrari della telefonia? Cioè, non ti capisco onestamente. O quelli che gli dicono, ma quanto mi costa cambiare il vetrino? Un vetrino magari di un S10 che è appena uscito ti può costare 250 euro solo il pezzo. Fai che rimane l'opera, ti prenda quelle 70-80 euro, vai a spendere 350, ma allora faccio prima, me lo compro nuovo. E ripagati altre 600-700 che l'hai pagato, cazzi tuoi. Ma cosa vuol dire faccio prima? Quelli sono prezzi di mercato, tu non li puoi cambiare. Ti sei comprato la Ferrari, vuoi pagare la ruota di una Ferrari quanto una di una Panda? Allora non hai capito un cazzo, è proprio sbagliato filosofia. È quello, l'ignoranza a volte anche cronica della gente, che purtroppo è così. Cioè, vuoi risparmiare su una Ferrari? Cioè, prima ti compri la Ferrari e poi vai a piangere miseria che non hai soldi per ripararartela. Cazzi tuoi, non te la prendevi. Ma non te la prendevi. Si comprano l'iPhone e poi vogliono risparmiare. È quello, infatti io per Ferrari intendo quello. Sì, ma Joe, è così il problema. Ma il problema è che io ti capisco. Io ho mentalità tecnica e ti capisco. Il cliente medio non capisce. Non capisce che un pezzo ti costa. Capito? Sì. Poi purtroppo devi essere anche bugiardo. Spesso devi dare anche un prezzo più alto, perché altrimenti cercano subito di chiederti uno sconto sulla manodopera. Perché il cliente, se tu gli dici guarda, questo vetrino costa 400 euro e io ti chiedo 50 miseri cagate di soldi per piazzartelo, perché 50 euro sarebbe una cifra irrisoria, hanno pure coraggio di dire ma sto spendendo 4,50, uno sconto non me lo fai? Ma che cazzo ti sconto da 450 euro? Io ragazzi ho lavorato in una multinazionale dove vendevamo dei portatili in cui il ricarico, ragazzi, era di 20 euro. Di 20 euro! Sai cosa vuol dire una persona che in mano ti dà 600, 700, 1000 lire? Io ho lavorato e c'era ancora la lira. Ti chiedeva lo sconto e tu dicevi, e tu non potevi neanche dirglielo che tu eri andato direttamente dal rifornitore, che te l'ha ripagato, cioè che te l'ha fatto pagare 680.000 e tu l'hai venduta a 700. Soprattutto quelli che erano nella prima pagina del volantino, che non ti convenivano mai venderli, perché erano i peggiori, erano quelli senza ricarico. Cioè, è quello anche le tecniche commerciali che non puoi spiegare, perché intanto non ti credono. Infatti se tu noti, anche nell'informatica, noi non guadagnavamo dei computer, guadagnavamo dalla stampante, guadagnavamo dall'antivirus, guadagnavamo dalle cartucce. Le cartucce avevano un ricarico più del 30%. Cioè, sono quelli, sono gli accessori che portano avanti eventualmente un negozio commerciale. Ma non il computer di per sé, a meno che non fai un assemblato, e quindi è un ricarico su ogni pezzo. Ma i computer già pronti, come potevano essere catene come Vobis, Computer Discount, erano catene dove purtroppo venivano macchine già pronte, che è quello che oggi cerca la gente, no? Perché oggi gli assemblati non ci sono. Oggi vai, come i portatili, li prendi già pronti. Quelli che trovate nella prima pagina di Deplina, che vi mettono la cassetta delle lettere, sono quelli dove il venditore non guadagna un cazzo. Uguale nella telefonia, identico. Provate a chiedere a Troni quanto ha pagato quel telefono.
Infatti cerca di rifilarti la custodia, qualunque altra cosa. Perché fondamentalmente, ripeto, dal telefonino non gli stai lasciando quei soldi che gli dai in mano. Perché non guadagna una sega, nel vero senso della parola. Io lo so, perché ho lavorato nel commercio. Chi non lavora nel commercio non lo sa. E quindi ci rimane male che su 700 euro non, tu non gli fai lo sconto. Ma sconto del cazzo? Se mi metto in tasca 20 euro, cosa ti devo scontare? Cioè dimmi cosa ti devo scontare. È quello il problema. Ciao Lady, ciao cara, buonanotte. Ciao Lady, buonanotte. E i miei clienti, li faccio sempre lo stesso esempio della Ferrari che hai fatto tu. Sì, lo so, giù, dai, bene o male, io ho lavorato anni nel commercio, perlomeno nel commercio informatico, adesso mi occupo di altro, però beh, la nota tecnica è quella. Esatto Daniele, ma infatti anche da un toner ci si guadagna meglio, ma anche lì ormai è un mercato morto, perché prima vende, allora, prima ti aprivi il negozietto, bene o male venivano da te a prendersi le cartucce, a prendersi il toner, e quindi avevi il tuo tra virgolette rifornitore di fiducia. Adesso invece cosa succede? Che purtroppo la gente va su Amazon e perché trova il toner, oppure su altri siti dove trova il toner 10 euro in meno rispetto al tuo. Ormai tutti vanno a prendere solamente compatibili o rigenerati e non vanno a prendere più il toner originale o la cartuccia originale. Però non gliene frega un cazzo che tu gli dici guarda che le cartucce, se non le alterni tra originali e compatibili, rovini la stampante. Loro ti rispondono chi cazzo se ne frega, io risparmio e mi compro sempre la compatibile, quando mi si rompe butto via la stampante. Però c'è la stampantina del Kaiser da 50 euro, ma c'è anche una stampante che hai pagato 400-500 euro, che a mio parere devi anche valutare, quindi come tutte le cose. No, ma oggi Joe, purtroppo questo discorso, io ho lavorato negli anni 90, che era il mercato informatico, era l'auge, no, era un'altra cosa, dai. Non possiamo parlare della stessa cosa, no. Ai tempi davano retta al rivenditore, oggi sono tutti acculturati perché esiste internet, quindi purtroppo non capiscono un cazzo di quello che leggono, però tanto loro ti devono comunque dire sempre la loro. Oggi internet ha reso barrosi anche le persone più ignoranti. Barrosi vuol dire presuntuosi, scusate un po' il... è uscito un termine dialettale. E quindi le persone presuntuose purtroppo sono quelle che tendono a insistere su quel punto fermo, no? Che loro sono convinte di quello. E non le schiodi, ragazzi, non le schiodi. Lo so Daniele, per oggi l'italiano medio purtroppo per varie cause che adesso non andiamo a sottolineare, perché ritorniamo sempre su concetti di crisi economica e balle varie, tende, purtroppo è diventato ormai più taccagno di una ragosta, quindi è normale che su ogni cosa tende a non spendere in nulla, tendono a risparmiare tutto, vogliono tutto gratuito. Ormai la tua professione non è più una professione, devi lavorare per loro, ma discorsi paradossali, cioè mio fratello me ne sta raccontando che alla fine io stesso comunque posso capire, ma cose strane, ma a livelli propri, vabbè, ma ascolto, oppure comprano da altri, vabbè, lui non vende, comunque comprano da altri, vanno da lui, vabbè, ma tanto qua c'è solo da cambiare questo, dai, quanto mi prendi, ma cosa ti costa? Sai dire qua ti costa? Io ho un'azienda, io ho una serranda, io lo sto facendo per mangiare, che cazzo vuol dire cosa mi costa? Ma pensi che io nella mia vita devo spendere per regalare le cose a te? Ma per regalare le cose a te non ti metto l'acqua del cane e te la bevi, perché non meriti altro, ma che cazzo vuol dire io, cioè cosa ti costa? Ma discorsi che io personalmente, per come sono oggi di carattere, ti offenderei in tutte le maniere. Io invece, facendo il commerciale anch'io, mi so a volte trattenere, però se ci troviamo in un bar ti offendo in tutti i modi, perché non esiste andare a dire a un professionista che fa un lavoro cosa ti costa. Tutto mi costa, solamente parlare con te è un costo, quindi che cazzo vuoi? Cioè o lo paghi o non lo paghi. Poi certo devi fare prezzi onesti, ma purtroppo tu per essere anche il più economico dell'Italia vogliono sempre lo sconto, vengono a dire che sei sempre caro, poi c'è quello che lo mandi a fanculo e ritorna, allora vuol dire che alla fin fine mi preferivi agli altri, quindi è tutto un discorso così, ragazzi.
Sì, Bruno, ho voluto. Mi sono subito corretto. Ogni tanto qualche parola in dialetto, come vedete, parlo italiano, ma ogni tanto qualche parola in dialetto può scappare. È normale, ogni tanto può uscire nel dialetto, ma vabbè, l'importante è che si corregge subito e non è mica un dramma. Le ragoste sono taccagne. Sono taccagne. Sì, è un termine ironico, perché la ragosta è considerato un piatto ricco, no? E quindi è... Piatto ritto mi ci ficco. E quindi la ragosta stessa è taccagna. Sta che là proprio non ci posso arrivare. Però sì, purtroppo è così, ragazzuoli. Ah, invece sì, quello. Ok, sbrato l'arcano. Okay. Dei vari Media World, dei centri vari. Ma ragazzi, da Media World, sono negozi dove tu puoi andare, gli chiedi un qualcosa e loro cosa fanno? Vanno nel loro sito stesso e ti leggono direttamente dei requisiti di quella segreto. Di quella di quell'apparecchio tecnico che vuoi acquistare e basta, delle cose che ti puoi leggere tranquillamente tu, ma non puoi fare discorsi tecnici ormai, perché sono dei commessi, non sono dei tecnici, non sono più commessi, certo. Quindi non è... Loro la definiscono area tecnica, ma anche quando parli con un tecnico, che può anche saperne, per carità, però è anche un po' sprecato lavorare da quelle parti, perché il loro scopo non è fare assistenza, il loro scopo è dire... Il loro scopo è vendere. Se lo vuoi te lo porti via, a rompere i coglioni. È come quelli... Io ho un caro amico che lavora da GameStop, anche da lui ogni tanto si perdono in tecnicismi, no? No, ma secondo te questo videogioco... Ma io non devo darti spiegazioni sul videogioco. Questo è il videogioco, costa quello che costa, dammi i soldi e vattene a cagare. Alla fin fine è quello che deve fare, non è che devi fare altro. Francesco, perché tu sei rimasto, diciamo, alla nostra generazione che si lavorava. Io, ragazzi, quando lavoravo in laboratorio indossavo un camice bianco, proprio per raffigurare, ci definivano i dottori dell'informatica, no, un dottorato ironico, ma per definire il fatto che rappresentavi in quel momento una scienza, che era l'informatica, e la conoscevi in quello che dovevano essere i consigli, ciò che deve acquistare, ciò che deve fare, non fare. Quindi dovevi dare anche, quindi avevi il reparto commerciale e il reparto tecnico. Però oggi non puoi pretendere quello, perché è proprio morto. Ma oggi sono morti i negozi. Oggi i negozi, se notate, sono tutti negozi che vanno. Cosa vanno oggi? Bar, le farmacie, i ristoranti. Cioè oggi ti danno le cose dove praticamente devi andare a consumare. I servizi oggi va di più rispetto che un prodotto. Ancora magari i profumi va in profumeria, però ci sono molta gente oggi che sta acquistando di tutto online, ragazzi. Oggi oggi è aumentato il lavoro per i corrieri, perché oggi vai su Amazon, vai su eBay, vai su mille siti, oggi trovi tutto online. Oggi anche l'ignorante, che è colui che non sa neanche cercare una parola su Google, no? Se tu gli vai a dire oggi, guarda che questo costa X, lui nel suo piccolo va a guardare su Amazon, perché magari gli hanno detto che c'è l'app di Amazon, va a guardare il modello e capisce che risparmia 100 euro in meno rispetto al negozio sotto casa. E non ti compra, perché non ti compra? Perché Amazon te lo fa avere in 1-2 giorni, e quindi fai prima avere quel prodotto 1-2 giorni, più aspettare 2 giorni pur di risparmiare 100 euro. E questo succede in tutto. Però poi c'è naturalmente l'affarista che ti risponde: ma allora torniamo all'età della pietra, con il commerciante che un tempo ti fregava e tu dovevi pendere dalle sue labbra come che fosse la scienza e quella. Ok, possiamo fare tante discussioni su questo, però almeno prima avevi un riferimento. Oggi il riferimento non ce l'hai. Oggi esistono però i forum, le chiacchiere, come adesso noi stiamo parlando tra di noi, la gente che ti dà dei consigli che possono essere veri o non veri, e ti devi basare. Prima invece avevi il tuo rivenditore di fiducia, che sapevi che andavi da lui e potevi acquistare quel prodotto, e sapevi che te lo vendeva dandoti il miglior consiglio che tu potevi ricevere. Oggi questo non c'è più, quindi mi dispiace per coloro che sono rimasti un po' attaccati a quel genere di vendita commerciale, ma il mercato è stato molto distrutto sotto questo punto di vista.
E mi dispiace anche oggi perché, ripeto, ritorniamo a chi aveva una professione e ha dovuto abbandonarla, perché noi siamo un paese dove arrivi a 50 anni e devi inventare un lavoro perché il tuo lavoro diventa una spazzatura, ormai tu non vali più a nulla, sei stato sostituito ormai da una vendita commerciale senza più arte né parte, il tuo operato o il tuo, come dire, il tuo parere non serve più un cazzo a nessuno, e tu una professione che hai fatto per tanti anni te la sei messa in tasca. Poi senti quello di 70 anni, 60 anni, io ai miei tempi sono arrivato alla pensione, e cioè non parlare così perché tu hai conosciuto un periodo diverso. A noi ci hanno lasciato un'Italia di merda, perché l'Italia che abbiamo oggi ci hanno data agli altri, non è che l'abbiamo costruita noi questa Italia, ci hanno data la vecchia politica, i vecchi governi, i vecchi sistemi, il vecchio mangia-mangia. Quando a me dicono, negli anni 80 si mangiava, però almeno mangiavano, ma ti facevano mangiare, un altro discorso del cazzo, perché comunque stavi sporcando il futuro. Allora perché sei andato a letto a mettere al mondo figli quando tu stesso stavi mangiando qualcosa che tanto sapevi che poi la generazione sarebbe diventata quello che è diventata? Quindi insomma c'è stata già un progresso, no? Di stronzate fatte dalle persone, e questa ha portato oggi un'Italia dove ormai non c'è più il professionista, ritorniamo a bomba, e non voglio parlare di politica, si intenda, anche perché sono un apolitico, quindi non mi può fregare un cazzo nemmeno nessun partito, e quello che dico io è, secondo me, oggi un'Italia come oggi, un'Italia molto calata, quindi purtroppo continuiamo a risparmiare, a buttare soldi a destra e a sinistra, sperando sempre di fare bingo in quello che acquistiamo, ma questa è l'Italia, e questo è il mondo di oggi, purtroppo. Sì, c'è molta ignoranza purtroppo, ma l'ignoranza è dovuta da tanti fattori, è dovuta anche da... E poi ragazzi, diciamoci la verità, la tecnologia a mio parere avrebbe dovuto dare un aiuto maggiore rispetto a quello che sta dando. Invece, vedo che le persone hanno in tasca telefoni da 800 euro, poi non si sanno installare un'app, cioè questa è una cosa triste, vuol dire che non stai neanche sfruttando al dovere quello che veramente oggi stai pagando. Non lo so, oggi è moda, oggi devi essere trend, oggi devi uscire col telefono di ultima generazione perché almeno gli altri vedono che in mano non hai una merda, ma in mano una cosa buona. Però poi se non la sai usare sei punti a capo, quindi no, non lo so. È un ragionamento che io non approvo, io preferisco meglio una povertà però con più testa che una ricchezza senza cervello, quindi non lo so. Che poi ricchezza, l'Italia ha voluto cercare il benessere ma non l'ha trovato, purtroppo sono sempre i soliti che l'hanno trovato, gli altri no, l'operaio medio è rimasto operaio, e anzi oggi l'operaio medio non lavora purtroppo, oggi si cercano lavori, ma siamo stronzi in tutto, chiediamo reddito di cittadinanza e poi ci mettiamo a lavorare in nero per avere un doppio reddito, ma che cazzo di persone siamo, dai! Ragazzi, l'italiano vuole essere aiutato, ma anche quando l'aiuti cerca di mettertela nel culo. E quindi è inutile che alla fin fine facciamo sempre gli antistatali e poi siamo gli stessi noi a rubare, siamo gli stessi noi a non essere educati a livello civico, no? Perché dico una cosa, se a me lo Stato mi desse oggi un reddito di cittadinanza, spero di non arrivarci, perché vuol dire che non sto lavorando e sono messo veramente male, ma per come sono io di carattere, meglio me ne vado in Venezuela piuttosto che chiedere la miseria allo Stato italiano. Quello è poco ma sicuro. Ma per come sono fatto io, Poi naturalmente ragazzi, ognuno è libero di accettare la miseria dello Stato. Però, quello che dico io è, ma è inutile cazzo che ti fai dare due citi dallo Stato italiano e poi cosa fai? Di nascosto te ne vai in nero per cercare di arrotondare, avere più soldi. Ma cercati un cazzo di lavoro. Ma vaffanculo allo Stato. Ma che se ne frega. Cioè, tanta parte di cittadinanza, ragazzi. Adesso 5 Stelle ha preso delle trombate pazzesche. Vedrete che ritorniamo a bomba. Adesso riprenderà a mano un altro governo e sicuramente lo toglieranno. Perché lo toglieranno? Allo Stato poco conviene dare reddito di cittadinanza. Anche perché lo Stato non riesce a migliorare i servizi sul lavoro. Non riesce a migliorare un centro di impiego che oggi non serve a niente. Sono tutti dipendenti regionali. Ma no, in realtà loro non possono offrirti nulla. Possono solo dirti quale scuola di formazione. Io lavoro nella formazione, queste cose le so. C'è più vicino per poter fare un corso, ma sicuramente non ti può dare un posto di lavoro. E quindi sulla base di questo, ma dove vogliamo andare? Da nessuna parte. È un fallimento. Incentivare, a mio parere, la possibilità di non darti un posto di lavoro, ma darti dei soldi, è un fallimento lo stesso, perché non stai lavorando.
per migliorare il telaio ci vuole produzione, non ci vogliono soldi. Cioè, se io ti do ogni mese 500 euro, tu ti senti una pensioncina, ma se poi non ti do un posto di lavoro, stronzo sei, stronzo resti. Cioè, grazie a te non vive nessuno. Se invece tu lavori, stai aiutando la comunità. Cioè, il lavorare aiuti gli altri. È tutta quanto una massa. Si tratta di una massa, bisogna aiutare, bisogna portare lavoro in Italia, non l'elemosina. Lo Stato non deve dare l'elemosina. Io sono contento che lo Stato aiuti una persona veramente povera, non i finti poveri. I finti poveri gli avrei segato le mani e messi a rogo. La persona veramente povera deve essere aiutata. Attenzione, io sono una persona che ha una grossa umanità nei confronti di chi non ha. Io sono il primo a dare dei soldi veramente a una persona che ha bisogno. Ma io quello che dico è, ragazzi, il problema dell'Italia è quella che dobbiamo lavorare, ragazzi. Grazie di Nera che ci ospita. Grazie Lady. Dobbiamo lavorare, non dobbiamo sperare che lo Stato ci dia la mollica per andare avanti. Lo Stato deve creare una situazione tale che devi mettere meno pressione fiscale, aiutare più le aziende a assumere, dare dei posti più garantiti di lavoro, e non ormai che la gente sta lavorando uno o due mesi, cambia, va via, calcio in culo, fuori, aria. Cioè, le aziende devono essere anche più solide. Non fare aprire la partita IVA con un euro a degli ignoranti, incapaci, che fanno solo danni che altro. Ci vuole anche formazione per diventare un professionista. E non avere un euro per aprire una partita IVA. Cioè, non è un modo per migliorare l'Italia, questo. L'Italia deve essere basata sulla qualità, sui servizi, su quello che deve dare oggi il lavoro. Quindi oggi l'italiano deve essere una persona degna di essere italiana. Non una persona morta di fame che deve sperare che lo Stato gli mandi i sussidi. Non è quello il futuro dell'Italia. Se speriamo in quello, non abbiamo capito un cazzo. Se stiamo a guardare che danno 100 lire a un extracomunitario e noi andiamo a rimpiangere quelle 100 lire, siamo veramente, proprio veramente sottoterra. Cioè, ragazzi, l'Italia deve mettere in condizione di dare lavoro. O che sei bianco, giallo, rosso e verde, tu in Italia devi lavorare. Se non vuoi lavorare, vattene fuori dai coglioni. Vattene fuori dai coglioni, libera. Cioè, io quando sento gente che sputa al lavoro o prendono dei lavori e magari cercano di fare di tutto per essere per l'assenteismo, per mettersi in malattia, ma a me fanno schifo. Mi fanno schifo. Perché è un disprezzo verso l'Italia, verso la nazione, verso la società, verso quello che è il diritto dell'umanità. E soprattutto verso quelli che hanno bisogno di lavorare. E che hanno bisogno di lavorare. Cioè, non è l'Italia questa. Se noi vogliamo costruirci una nazione basata sul fatto di sperare che lo Stato ci dia l'elemosina, siamo veramente falliti. Siamo una terra di falliti. Io, ragazzi, per arrivare a quello, per arrivare a sperare di campare dai soldi dello Stato senza lavorare, perché non che campo dello Stato perché magari trovo un impiego pubblico, no, campo dallo Stato perché voglio lavorare, cioè non, senza lavorare voglio essere mantenuto, ma è una cosa che non esiste. Se non sono in età pensionabile, un cazzo, non mi spetta niente. Quindi cosa devo fare? Devo lavorare a tutti i costi. Io accetto qualunque lavoro, io accetto laureato che serve ai tavolini di un bar. Quello voglio vedere io, perché comunque all'umiltà di costruirsi un futuro, nel frattempo gli servono soldi e va a fare quel lavoro, poi magari ha anche altre ambizioni, altre aspirazioni, ma tanto comunque lavora. Cioè, ragazzi, è il lavoro, poi ci deve essere onestà, correttezza da parte del datore di lavoro, contratti come si deve, ci deve essere tutto un sistema pulito, si intende, Noi sto dicendo che lavori a tutte le condizioni, ecco, quindi adesso non entriamo nel rapporto datore di lavoro e dipendente, andiamo in quello che è l'etica, no? E l'etica vuole che l'italiano deve lavorare, questa secondo me è la cosa migliore, e basta, perché non mi piace parlare di queste cose. E mentre ha fatto tutto sto casino, ho fatto un intero enigma, ho trovato una reliquia, ho sbloccato un costume. Francesco sta andando avanti. Sì, infatti, nel mentre. No, vabbè, ma comunque ci sta a parlare di queste cose, almeno. Fresco, pure. Anzi, il bollo auto con una tassa di possesso, ma che cazzo, se la macchina l'ho già pagata, però devo pagare sta merda di bollo. Ma allora, ragazzi, io posso accettare, allora forse una tassa che posso capire, la tassa è una tassa più che altro non tanto sulle auto, ma tanto sulla città. Perché tu comunque l'auto la metti su una strada, tu stai schiacciando con le tue ruote un asfalto che poi lo stesso comune deve riparare. Quindi, esatto. Quindi che lo Stato voglia un aiuto per quello ci può anche stare. Infatti che tassa era quella che hanno fatto sulla
La TASI era una tassa appunto che era preliminaria per consentirti l'energia elettrica, per consentirti le riparazioni delle strade, però ci vuole anche efficienza in questo, non è lo Stato mi fai pagare e poi non fai un cazzo e i soldi te li usi per altri cazzi tuoi, no, li usi per quello, su quello posso essere d'accordo, perché comunque lo Stato dice, oh caro mio, io ti sto facendo pagare questo, tu con la tua macchina mi stai a rompere l'asfalto, ti sto dando un posteggio, ti sto dando quello, e quindi ci può anche stare. Il bollo lo trovo un pochettino meno logico, in effetti. Il bollo meno logico, come la tassa della televisione Rai, anche quello è un po' un'imposizione statale che a mio parere si poteva... La sinistra, per cercare di togliere gente che non la pagasse, l'ha voluta mettere nella corrente elettrica, quindi quella è stata proprio una manovra veramente disarmante. Allora, io dico una cosa, le tasse si pagano, per carità, però non tutte le tasse, come diceva buon Francesco, sono giuste. L'Italia è così. Non tutte le tasse escono col buco. No, esatto, bravo. non bisogna pagare, ci sono certe tasse che veramente sono inutili. No, vabbè, lo Stato cerca di prendere soldi ovunque, il problema è che lo Stato, anziché ammortizzare le spese, va a intensificarle. Va direttamente a dare più di quello che deve e quindi poi si ritrova senza soldi, allora è obbligato ancora ad avere sete di denaro. È lì lo Stato che sbaglia, perché purtroppo c'è una politica marcia. Lo Stato, se fosse stato fatto da un cervello artificiale, l'Italia sarebbe stata perfetta. Purtroppo nello Stato c'è un Parlamento, ci sono governatori e c'è una mafia, che è quella statale. E purtroppo finché ci sarà questo, noi ce la prenderemo in culo. Perché ci sono degli stronzi che pensano al loro potere, non pensano all'interesse, no? È come la medicina, non pensano all'interesse dell'umanità, pensano agli interessi loro. E quindi quello purtroppo è una realtà, ragazzi. Per me il cancro può essere stato curato già da 20 anni fa. Gli conviene che non venga curato. Soprattutto perché insistono a curare il cancro con le medicine o con delle scelte che sono sbagliatissime. Perché migliori oncologi lo dicono, stiamo sbagliando strada, eppure ancora continuano a morire centinaia di persone. Il cancro, ragazzi, è una delle malattie più brutte che abbiamo in questo momento nel mondo, eppure sta ancora gente a fare morti, perché? Per colpa del vile denaro, questa è la cosa schifosa di questa umanità, cioè. Quindi finché non migliorano le persone, non potremo mai avere un mondo migliore, perché non ci sarà mai. E io credo comunque che esistano appunto cure per il cancro, cure per l'AIDS, proprio cure effettive, credo, che curano l'AIDS. Io credo che già quando entri in politica ti ritrovi come che ci fosse una sorta di sporco elemento che ti appare davanti e ti dice: guarda, tu finora hai predicato questo e quest'altro, ma sappi che da oggi tu questo non lo potrai fare, quest'altro non lo potrai fare. Tu devi prendere 10.000 euro al mese, non rompere i coglioni, hai voluto la politica, sei entrato qua, queste sono le condizioni. O accetti o altrimenti ti facciamo di tutto per farti fuori. Ecco, l'abbiamo visto in Renzi, in tante altre persone che sono dovute vendere. Perché? Perché cazzo ne valeva la pena. Perché se entrati in politica e sentito odore di denaro, dice cazzo mi danno questa cifra, porca puttana, in più su cazzo mi danno l'elicottero, dove cazzo devo andare a vedere una partita in Inghilterra dei mondiali e posso andare a spese dello Stato, mi mettono a disposizione 4 guardie del corpo, ho la macchina, così, ragazzi, è facile parlare, però se ci ritroviamo lì, cazzo, è molto più facile in questo mondo di merda accettare quelle condizioni piuttosto che ritornare poveraccio alla vita di prima. Quindi oggi qualunque, ecco perché sono apolitico, perché sinistra, destra, centro, centrodestra, centrosinistra, centro sto cazzo, ragionano tutti uguali, perché purtroppo il problema è che tu puoi avere anche una buona etica, ma quando sei fuori dalla politica, come entri in politica, la tua etica non conta più nulla, la tua ideologia non servono a nulla, perché non gliene frega più un cazzo a nessuno, perché la tua ideologia deve essere ormai bypassata da quelle che sono le volontà. Ok, tu puoi dire, ci sono le accise sulla benzina, guardate che possiamo abbattere i costi dei carburanti da 1,40 euro al litro a 80 centesimi. È vero che stiamo ancora pagando le guerre puniche in Italia per poter giustificare la tassa sul carburante. Però, quando poi entri in politica ti dicono, no caro, quelle guerre puniche ci permettono di avere il motoscafo, di fare questa bella vita, di fare questo, di fare quest'altro. E che facciamo? Tu sei venuto l'ultima arrivata a rompere i coglioni e buttarmi il prezzo del carburante a 80 centesimi, ma non esiste,
Allora, o accetti queste condizioni, o altrimenti ritorni a fare l'afro di prima, c'è lo stronzo di quartiere. Cosa vuoi fare? No, no, accetto queste condizioni. Ecco che infatti ti stai zitto. Eh sì, sulla benzina ci stiamo lavorando, ma purtroppo è la sinistra che non vuole. Purtroppo è la destra che non vuole. Purtroppo è la Meloni che l'ha respinto. Poi la Meloni, non è vero, non ha respinto nulla. Anzi, noi abbiamo proposto questa qua. È un gioco di buttarsi la patata bollente addosso per non dire non possiamo. Abbiamo le mani legate. Abbiamo le mani legate. Il nostro lavoro è sorridere davanti alle telecamere, fare delle proposte, convincere gli italiani di farci restare al governo. Quello è il loro lavoro. Non è il lavoro ottenere risultati. Perché tanto diranno sempre ci abbiamo provato ma ce l'hanno impedito. Ma è normale. Quindi ancora quando andiamo con la penna in mano, purtroppo stiamo votando fumo. Stiamo votando fumo. Perché nessun partito, anche quello dove ci può essere la persona che ha una coscienza anche grande, perché io ci credo che c'è anche gente che dice io voglio fare questo e lo vuole veramente portare avanti, ma c'è sempre quella macchia in alto, come dite voi a Montecitorio, in alto c'è una macchia che magari non appare in televisione, neanche la conosciamo, che però appare a queste persone come il santo, no? Che sta lì, compare a queste persone e dice che cazzo hai detto? Cosa stai dicendo? Scusa, ripetilo qua, quello che vuoi fare. Cosa vorresti fare adesso che sei diventato presidente del consiglio? Ah, vuoi fare questo? Ecco, attaccati alle palle. Tu questo non lo farai. E lui, va bene signore. E non parlare, se no due proiettili, uno in testa e l'altro a tua madre, a tuo padre, alla tua famiglia. Qui ci può essere anche mafia. Ragazzi, dietro il governo, dietro la politica, sono cose troppo marce, che non puoi andare a superare, sono discorsi troppo, troppo, anche pericolosi, anche pericolosi. Ma sì, è così, Daniele, purtroppo questa è la società moderna, che è una società molto malata e non è facile da combattere. Infatti dico sempre una cosa, facciamo sempre il nostro, però nel modo migliore, cercando di usare la testa in quello che facciamo, e cercando di trovare dei lavori oggi che ci permettono di sopravvivere, perché oggi ragazzi se non siete dei bravi calciatori, se non siete dei bravi paraculi da finire in televisione in qualche Grande Fratello e farvi 3-4 anni di discoteche pagati per dire ciao a tutti, penso che alla fin fine non vi resta altro che fare un lavoro come tutti. Però non lo so, oggi siamo tutti in cerca di un successo che neanche noi sappiamo qual è. Ma bisogna mettere comunque che c'è questo tipo di successo che hai appena detto, praticamente sono voluti, nel senso che sono già prescritti, prefatti, sì. Soprattutto Grande Fratello e cose così. Infatti sono così. Siamo a 2 ore nette nette. Adesso come trovi il coso salviamo. Che ora è? Sono 00:45. Ragazzi, un po' tardino. Ci siamo un po' dilungati con questi discorsi. Vabbè, punto di controllo. Quindi che dici, salvo qua? Ma sì, devi salvare. Tanto è... Cazzo, ce ne ho fatta di strada, Dio santo. Ne hai fatto. Tu parla, 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 io vai. Ognuno ha fatto il suo. Cavolo, c'è dei privilegi e comodità, sono ardui da estinguere. Lo so, Daniele, ma comunque quelli sono poi alla fine discorsi politici che vorrei evitare di non fare in live. Cos'è sta residenza? Ah, qua è quando esce. Sono a casa. Ah, col maggiordomo, sta roba qua. Sì. Va bene, mentre appunto si finisce io esploro. Esploriamo la casa. Questa è la casa, ragazzi, del Grande Fratello. Cazzo, magari. Sto più che altro cercando camera sua. Non ho mai amato particolarmente le porte chiuse. Cazzo. Non ho mai amato particolarmente le porte chiuse. Non lo puoi chiudere in frigo? No, non penso che lo puoi chiudere in frigo. Perché si poteva? Sì, sì, praticamente nei primi Tomb Raider nella residenza di Lara, appunto, puoi prendere il maggiordomo e chiuderlo nel frigo gigante. Cavolo,
No, poi appunto sì, adesso lei non ha le pistole, praticamente sono nascoste, non mi ricordo dove. Bisogna procurarsi le pistole, se, ne, se ovviamente è la stessa versione. Sono nascoste da qualche parte, bisogna trovarle perché appunto servono. Sia per vedere minigiochi, che per colpire certe cose. Che bello, graficamente questo anniversary è stato ben curato. Sì, perché questo è lo stesso motore fatto con Tomb Raider Legend. È lo stesso motore. Un segreto. Bella roba. Ingranaggio scultura. Ah, quindi ci sono anche enigmi qua dentro. Vai tu. Vabbè, questo appunto si farà più a fondo, se magari vedremo, dai. Tempo alla fine. Beh, giovani. No, tu vai, finisci. No, io ho finito. Ah, ok, allora, ok, dai. Ci vediamo, spero il video vi sia piaciuto, dai, mi raccomando, mettete un like, condividete. Ragazzi, soprattutto esatto. Soprattutto le nostre pagine anche tu del tubo, di Twitch, di Facebook, ci fa piacere anche che mettiate un like anche al nostro video da YouTube. Ragazzi, che non l'avesse fatto, iscrivetevi al tubo. Ragazzi, allora niente, rinnovo l'appuntamento per domani. Grazie a tutti innanzitutto per essere stati con noi. Oggi ci siamo fatti anche una bella chiacchierata di tra lavoro, politica. No, è politica no, abbiamo un po' accennato le stronzate un po' che ci sono in Italia. E quello ogni tanto fa bene parlarne. E niente, ci vediamo domani ragazzi con la 46esima puntata di Special Program direttamente con voi dalle ore 22. Grazie e buonanotte a tutti. Ciao ragazzi. Buonanottissimo a tutti ragazzi. Ciao, buonanotte, ciao, buonanotte. Ciao. Ciao.